Infatti noi. Buonasera, buonasera a tutti. Dopo aver visto queste bellissime immagini di Ciro Immobile con la sua scarpa d'oro, iniziamo questa nuova puntata di Dove osano le aquile. Io sono Camilla Spinelli, ringrazio Friuli TV e Horizon Informatica, saluto tutti quelli che stanno entrando in questo momento nella diretta e vado a salutare gli amici che mi accompagneranno oggi in questa trasmissione. Andiamo a salutare Paolo. No, non c'è Paolo. Eccolo Paolo. Ciao Camilla, buonasera a tutti, buonasera alla chat. Ciao Paolo. Ciao Camilla. Paolo il santo, andiamo, esatto. Sempre. Andiamo a salutare anche Daniele Locuratolo. Ciao Camilla, ciao Paolo, buonasera a tutti. Ciao Daniele. Ciao Dani, andiamo a salutare anche Max Vienna. Buonasera Camilla, un saluto, un abbraccio ai tuoi ospiti e a tutti coloro che ci stanno seguendo, fratelli e sorelle laziali. Un bacio a tutti. Ciao a tutti ragazzi, allora oggi è successo qualcosa di meraviglioso e da un punto di vista penso nazionale e soprattutto per noi laziali, ma penso anche per tutti gli italiani sportivi, perché ci sono anche quelli non sportivi. Ciro Immobile ha ricevuto comunque la scarpa d'oro e parlo a nome mio, ma penso anche a nome di tutti i fratelli e le sorelle laziali quando dico che è sicuramente stata un'emozione unica vederlo al Campidoglio ricevere questo onore, secondo me è merito dal nostro bomber, quindi e nonostante tutte le critiche, io sono molto fiera di lui e spero che questo gli apra la porta per di più grande, sempre alla Lazio ovviamente, però vedo in lui tanto tanto talento e se lo merita tantissimo. Non so voi che cosa ne pensate, Paolo? Beh sì, abbiamo seguito tutto, diciamo, dalla mattina. Io sono riuscito a far un salto con la moto, a fare un paio di foto e, diciamo, quello che emerge, quello che a me più che altro ha colpito, al di là delle gesta atletiche e calcistiche del professionista, del calciatore, a me quello che mi ha colpito tanto di sto ragazzo è lo spessore umano. È veramente veramente un ragazzo straordinario, si vede proprio che è un ragazzo cresciuto con dei valori importanti. Un ragazzo umile, un ragazzo semplice, nonostante abbia avuto, insomma, anche nella sua carriera calcistica non sempre soddisfazioni, ha avuto anche dei momenti un po' in Germania, col Siviglia, ha avuto insomma qualche stagione un po' così e così, però con il suo carattere e credo che anche con i suoi genitori all'epoca, quindi lo hanno sempre esortato, l'hanno sempre spinto, e alla fine io sono sempre convinto che poi i valori escono fuori. Questo ragazzo ha dimostrato veramente, al di là che poi è stato proprio adottato dalla città, ha avuto quella lazializzazione, possiamo definire così, e quindi ormai è uno di noi. Sono contento, complimenti, perché li merita tutti. Dani. Ma sicuramente il premio è meritatissimo, visto quello che la stagione straordinaria che ha fatto l'anno scorso. Poi per il resto, anche come diceva anche Paolo, lui è una fa trasparire dalle sue interviste proprio una genuinità e un senso di, diciamo, sembra sempre pronto ad aiutare il prossimo e questo lo si vede anche in campo comunque. E perciò, oltre che essere però un grandissimo bomber riconosciuto non solo in Italia, perciò premio meritatissimo e complimenti al Mobile. Max, di cosa vogliamo parlare? L'annata negativa per lui è questa ed è il miglior marcatore della Lazio. Mi sembra una follia discutere e parlare di Ciro Immobile. È il bomber
dell'ultimo decennio, negli ultimi 4 anni, ha una media realizzativa pazzesca, ma non è solo la realizzazione, è anche la fattura dei gol che fa. Io ho sempre in testa il colpo di tacco all'ultimo secondo a Cagliari che ci portò a un pareggio per colpa di un arbitraggio che fu veramente scandaloso. Anche lì Ciro fece un'invenzione. Ciro è uno che i gol li sa fare, tecnicamente è straordinario. In questo momento vivo un momento di appannamento, ma è uno di quelli che corre dall'anima sempre. Io sinceramente, ad avercene di Ciro Immobile squadra, ne vorrei 11 di Ciro Immobile squadra. Sinceramente, il mio pensiero è questo. Sì, infatti diciamo che in questo periodo, dopo alcune sconfitte subite dalla Lazio, ci sono state delle polemiche rivolte a Ciro, ma secondo me la gente si scorda che giocatore è, soprattutto come sta giocando in questo momento, perché ha le infiltrazioni, non è comunque in forma, ma continua a giocare. Secondo me si vede che dà l'anima in campo facendo quello che può, perché ha bisogno di riposare, secondo me, assolutamente. Ancora non abbiamo avuto l'occasione. Poi la prossima settimana avremo il Bayern ancora. Sarà impegnativa e tosta. Però vedo bene Ciro. Secondo me ha veramente tanto, tanto ancora da dare e non vedo l'ora che lo faccia la Lazio. Io non riuscirei a vederlo da nessun'altra parte, quindi spero proprio che rimanga con noi. Lui ha detto così, è anche un po' la sua volontà, ha detto che vorrebbe finire la carriera alla Lazio e ben venga, noi penso che siamo i più contenti del mondo se succede. Quindi Ciro, se ci stai guardando, rimani con noi per sempre, che siamo molto molto contenti. Allora, ragazzi, poi purtroppo abbiamo parlato di cose belle, ma dobbiamo anche parlare un po' di quello che è successo in questo periodo con la Lazio. E poi tra 5 minuti avremo il nostro ospite, però io ne parlo molto genericamente, poi ne parleremo più approfonditamente dopo. Comunque abbiamo subito in queste 2 settimane delle sconfitte che hanno pesato tanto, secondo me. E dopo la sconfitta con il Bayern c'è stata una discesa rovinosa, e penso soprattutto a livello mentale, anche fisica un po', ci mancano dei giocatori, ma ho visto che alcuni sono già pronti per ritornare. Radu, ho visto, anche Luis Felipe dovrebbe ritornare tra 1 o 2 settimane, e poi il Bologna sicuramente non ce lo aspettavamo. Io sono onesta, non pensavo di perdere con il Bologna. E poi la Juventus è stata per i primi 20 minuti una bella partita da parte della Lazio. Avevo anche sperato di portarla a casa, però poi secondo me il nostro problema è che ci facciamo sempre i gol da soli. E è andata così. Voglio sapere un attimo che cosa ne pensate voi molto velocemente, e poi aspettiamo il nostro ospite che dovrebbe arrivare a breve. Non so se vuole iniziare Paolo, poi vado da Daniele, poi Max. Va bene? Allacciarmi a quest'ultima cosa che hai detto sulle Sì, sconfitte? certo. Beh, Sì. sconfitte purtroppo sono frutto di no, non per manifesta superiorità da parte degli avversari, ma è l'esatto contrario, no? Cioè, noi abbiamo fatto il Karakiri su tutte le partite, cioè vedere Bologna, vedere Bayern, e quindi cioè, non è che la Lazio, purtroppo è un momento un po' così, però il campionato ancora è lungo. Campionato ancora è lungo, quindi ci sono ancora tanti punti a disposizione. Noi più che altro ci siamo tolti parecchi scontri diretti. La Juve l'abbiamo incontrata, l'Inter l'abbiamo incontrata. Quindi voglio dire, speriamo che queste partite che verranno, che non saranno sicuramente facili, però le affronteremo con il giusto piglio, avendosi anche magari non avendo nemmeno più pensieri negativi, no? Spero.
E comunque ci sarà sicuramente, perché anche dopo diciamo, lo sfogo, tra parentesi, che ha avuto il presidente nei confronti dei calciatori, ha parlato anche con Inzaghi, ha parlato con Tare, quindi si è fatto sentire. Quindi credo che la Lazio, per forza di cosa, debba avere una reazione, no? Anche d'orgoglio, e secondo me non mancherà. Sì, sono d'accordo. Secondo me si parla forse più di demerito della Lazio in questo periodo Sì, che merito delle assolutamente. altre squadre. Assolutamente. Dani. Ma sicuramente per me adesso in questo periodo hanno pesato e stanno pesando molto anche le assenze di giocatori fondamentali, soprattutto in difesa, perché Radu e Luis Felipe comunque sono i titolari rispettivamente a sinistra e a destra, e in questo momento si sta sentendo la loro assenza. Nonostante ciò, adesso c'è un calendario più abbordabile, ma che comunque non va sottovalutato, viste anche le partite dell'andata che ci hanno fatto perdere molti punti con queste avversarie. Però con i giocatori che rientreranno, la Lazio sicuramente deve sfruttarle per risalire. Ancora niente è compromesso, perché comunque la Lazio è a meno 7, se non erro, dal quarto posto, e mancano ancora diverse partite, perciò bisognerà giocarsela e magari sperare anche in qualche risultato negativo delle squadre davanti. Max. Io approfitto della domanda del nostro decano Domenico Sparuti, a cui voglio molto bene perché ci ha detto l'età che ha e quindi è un laziale, come si dice a Roma, di vecchia data, proprio di quelli con la coda, e non è un'eccezione negativa, anzi è un grande complimento. Lui dice le critiche ingiuste no, secondo me, perché Bologna, Bayern, la stessa Inter erano partite che tu potevi giocare meglio ed avere diversi risultati. Prendiamo ad esempio la partita con il Bayern, che è quella più eclatante, 4-1. Di solito un 4-1 non si discute, perché che vogliamo discutere un 4-1? È anche da folli commentarlo. Però se vai a vedere, quantomeno 3 su 4 ce li siamo fatti da soli, ricordo. La partita col Bologna, se Ciro mette in rete il calcio di rigore, è una partita completamente diversa. Si è giocato sempre sugli episodi, il problema è che gli episodi ti condannano. Cioè, la Lazio parte bene a San Siro, perde 3-1, ma è un 3-1 figlio di errori in parte della panchina, e per criticarlo io Inzaghi ce ne vuole, perché io lo adoro, io vorrei che firmasse veramente a vita, perché non posso vedere Parolo contro Lukaku, perché non c'è storia, cioè è normale, scusate. E errori fatti come nell'ultima, 10 minuti dalla fine metti i tre, che possono fare? Quindi No, partite che potevi giocare meglio, non dico vincere, perché il Bayern è un altro pianeta. Però te la vai a giocare. C'è una Lazio molto scarsa rispetto a un Real Madrid, il Real Madrid di Figo, per farvi capire, ecco. Di Figo c'era l'attaccante fortissimo, non ricordo. Balnissao fa 2-2 in casa, va a Madrid e se non gli fanno torti arbitrali lo butta fuori. Quantomeno ci metti la grinta, quantomeno ci metti la cattiveria, quantomeno ognuno fa il suo. Qui vedo che secondo me, è un mio modesto parere, qualcuno si è un po' montato la testa. E non sto parlando di Ciro Immobile, perché più di quello, se le palle non gliele dai l'attaccante, se non gli dai le palle non se le può andare a cercare. E troppe ne cerca Immobile. Mi fermo qui. Ancora il nostro ospite non c'è, vero? No, ancora non è entrato. Ok, no, volevo giusto dire che con la partita che disputeremo con il Bayern, io non dico che mi aspetto di portarcela a casa e men che meno di passare perché dovremo fare una goleada e non penso che accadrà, però perlomeno vorrei vedere una reazione da parte dei giocatori, un po' di orgoglio e capire che comunque all'andata
ci sono stati davvero troppi, troppi errori, soprattutto in difesa, e che eravamo veramente spaventati. E io spero che al ritorno non sarà così. Non dico che dobbiamo vincerla, anche se magari un 1-0, anche se non passiamo il turno, mi farebbe comunque piacere, però perlomeno vorrei una bella partita, che appena finisce dici, vabbè, almeno abbiamo giocato bene e abbiamo fatto vedere che sappiamo tenere testa a una squadra come il Bayern Monaco. Se poi non succederà così, allora forse mi inizierò a preoccupare un po' per la Lazio. Adesso, come abbiamo già detto, è un po' presto, siamo venuti poi da 6 vittorie consecutive, io non voglio, allora vorrei pretendere di più, ma per come siamo messi adesso non dico che va bene così, ma quasi, quindi spero solo che ci sia una reazione, tutto qua, e perché così non possiamo andare avanti. Appunto, noi siamo a, se non mi sbaglio, meno 19 dalla prima, adesso non andiamo a guardare la prima in classifica, però per come eravamo messi l'anno scorso in questo periodo non possiamo permettercelo, perché alla fine la rosa è ancora quella, io non so cosa sia successo, ma dal post-Covid forse non è stato più lo stesso. Abbiamo il nostro ospite, lo presento. Camilla, introducilo. Buonasera Marco Ballotta. Buonasera a voi. Buonasera. Ce l'abbiamo fatta. Per me, posso dirlo, è un immenso piacere averla qua. E le do del lei, ti do del tu. No, tu è meglio, se no. Va bene, ti do del tu. Siamo troppo vecchi, sentiamoci, ci sentiamo troppo vecchi, non va bene, dai. Va bene. E, so che lei è lei, vabbè, io continuo a dare del lei per educazione, ecco. Però vabbè, so che tu sei già stato alla Voce dei Laziali, io purtroppo ancora non facevo parte della squadra, quindi me lo sono perso, però sono contenta di riaverti qua, e alcune domande ti sono già state fatte, poi comunque sfrutteremo il tempo a disposizione per parlare di un bel po' di cose. Però io volevo partire subito con qualche domanda su come hai vissuto te lo scudetto del 2000. Io purtroppo ero ancora nella pancia di mia mamma, quindi non l'ho potuto vivere. però vorrei sapere un po' come hai vissuto lo scudetto e com'è stato giocare comunque con una squadra così, che in quel periodo era fortissima. Anche come è arrivato, esatto. Anche arrivato. Sinceramente, sì. Se non l'avessimo vinto sarebbe stata veramente una beffa. È stata un'enorme soddisfazione, anche perché per assurdo potevamo vincerlo anche l'anno prima, mi sembra, ce lo siamo fatto scappare perché per un po' di merito nostro eravamo in vantaggio, poi ci siamo fatti rimontare e con tutti gli impegni che avevamo non siamo riusciti a portarlo in fondo. E invece quell'anno, sinceramente, con la squadra che avevamo meritavamo di vincerlo, poi vince sempre solo una squadra e non è sicuramente facile. La svolta è stata un po' a Torino, dove abbiamo vinto a Torino 1-0, eravamo un po' distaccati, ci siamo avvicinati e poi dopo in questa occasione è stata la Juve a perdere dei punti importanti. Poi sappiamo la vicenda di Perugia, l'ultima partita, non dipendeva più da noi il risultato, ma da loro. Noi la nostra partita l'avevamo fatta con la Regina, avevamo vinto 3-0, la partita di Perugia era al momento sospesa, e stavamo perdendo 1-0, noi sinceramente pensavamo di andare allo spareggio, perché se pareggiavano arrivavamo a pari punti, poi dopo ce la dovevamo giocare in uno spareggio, che forse era la cosa, non dico più logica, sinceramente è andata meglio così, però era sicuramente una partita decisiva e
e il limite che noi ci ponevamo era quello, ecco, speriamo almeno di arrivare allo spareggio. Invece è arrivata la sconfitta diretta della Juve. Se tu dovevi ancora nascere, ma non puoi capire lo stadio in che stato era, ecco, delle scene mai viste, sinceramente. È stata una soddisfazione enorme, soprattutto avere l'onore di giocare con tanti campioni, perché sinceramente era una squadra piena di campioni. Abbiamo vinto abbastanza, abbiamo vinto tanto, ma probabilmente si poteva vincere anche di più. Però non dico accontentiamoci, ma penso che il nostro l'abbiamo fatto. Assolutamente. Posso dire che è un piacere sentire l'accento emiliano-romagnolo. Che... Bologna, è vero? Sì. Io mi sento a casa, io sono di Cesena, quindi... Ma no, infatti sento adesso la cadenza. Se ci fai caso lo senti. Esatto. Sì. Adesso però sì. Se ti lasci un po' andare... Se mi lascio andare, fuori... sì, adesso tra questi romanacci mi devo un attimo adattare, però... Esatto. Ma l'accento si prende su in fretta. Però quando si torna a casa, dopo si torna a tutta la normalità. E invece una curiosità mia, posso chiederti con chi andavi più d'accordo in squadra? Allora, ma soprattutto con i più giovani, ero in camera con Nesta i primi anni e frequentavo molti giovani perché ero giù, cioè ero a Roma da solo e quindi magari a cena, a pranzo si andava sempre con Grandoni all'epoca, Paolo Negro spesso, e Nesta, poi c'era anche a Baronio, adesso non mi ricordo se era l'anno dello scudetto o meno, però frequentavo molto i giovani perché gli altri erano sposati, avevano la loro vita e insomma ci si frequentava poco, ecco, fuori dal campo. Invece con i giovani avevo un buon rapporto, eravamo spesso insieme. Bene. Ti eri ruffianato la difesa, diciamo, via. Esatto, bisogna andare d'accordo sempre, no? Quindi bisogna frequentarsi il più possibile per avere l'intesa giusta. Io ti faccio una domanda, poi lascio spazio anche agli altri miei amici della Voce dei Laziali. Volevo chiederti, adesso passiamo un attimo al presente, cosa ne pensi della Lazio di quest'anno e secondo te dove potrebbe arrivare? Allora, la Lazio di quest'anno intanto ha raggiunto un obiettivo importante che era quello della Champions e si denota, secondo me, nell'11 è una squadra forte, e probabilmente manca qualcosa nella rosa completa, ecco, perché quando hanno avuto il periodo, soprattutto quando si gioca la Coppa dei Campioni, si gioca anche il mercoledì, dopo in campionato hanno sempre lasciato per strada qualche punto. Invece nel momento che hanno giocato solo il campionato hanno messo in fila una serie di vittorie che le hanno consentito di arrivare a ridosso delle prime. Adesso tornando l'impegno settimanale, un altro calo, non dico di forma, però di prestazioni c'è stato e di conseguenza sono calati anche i punti in classifica. È un momento delicato, dico la verità, dove può arrivare, secondo me, ancora le capacità di arrivare nelle zone alte, però deve stare attenta perché se perde ancora qualche punto per strada, vedo che insomma la posizione che ha attualmente, non dico che è fuori dalle coppe, ma poco ci manca e le squadre davanti sono attrezzate bene, perciò ci potrebbe anche essere il rischio se non dico si sveglia, però se non si concentra effettivamente sul campionato, perché secondo me la Champions non è mai andata, deve concentrarsi prettamente sul campionato per cercare di raggiungere zona Coppa, ecco, per la Champions è molto dura, però con qualche scontro diretto vincendolo può anche rientrare. Però è un momento molto delicato dove deve stare attenta perché basta un risultato negativo per allontanarsi parecchio da quella zona. Sì. E faccio fare qualche giro di domande, e se vuole iniziare Max. Allora guarda, io
ti giro delle domande che arrivano dalla chat. Allora, cosa hai detto a Berami sul gol di Taddei? Non posso dirti cosa abbiamo detto noi dalla curva, ma poi si è fatto perdonare e va bene. Una, Esatto, gli è l'altra andata era bene. perché la Lazio in Champions, quella Lazio in Champions non è andata così bene come si sperava, visto che effettivamente era una delle squadre più forti che c'erano in quel momento anche in Europa. E l'altra te la faccio io, sinceramente, hai detto nel 98 l'abbiamo perso anche un po' per demerito nostro. Tu sei stata a Roma qualche anno, quindi sai che si parla sempre del famoso gol di Turone. Ma Sì. il gol di Vieri che ci consente di fare 0-0 col Milan perché non è stato convalidato, ne abbiamo mai parlato, o del fallo da rigore a Firenze. Tutto No. lì. Sai che noi a Roma siamo polemici Esattamente. per natura. Soprattutto quando si perde. Sempre. No, no, a Pronunciamo parte come questo. No, Gasperini che la infatti. colpa è sempre degli altri, però. No, 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 No. assolutamente. No, infatti quell'anno lì la partita di Firenze, quel rigore non dato, ci è costato caro ed era nettissimo. Oggi, se fosse stato oggi, l'avrebbero sicuramente assegnato col VAR, forse, perché non è detto, perché anche col VAR a volte non è ben certo quello che vedono, ecco. Però sicuramente molto meglio col VAR oggi. È indubbio che quella partita lì ha condizionato un po' tutto l'andamento del campionato, la partita di Firenze, quel rigore non dato a Vieri. Poi l'altra domanda era Champions. la Champion. Abbiamo sbagliato una partita, quella di Valencia, che abbiamo perso 5-2. Noi prendere 5 gol era veramente un caso, e in quell'occasione, purtroppo a Valencia, abbiamo perso 5-2. Abbiamo condizionato tanto il risultato, magari non pensando, non dico non pensando. Abbiamo giocato ad armi pari, a viso aperto, e forse potevamo gestire anche meglio quella partita, soprattutto la partita di andata, capendo che non era la serata giusta, e abbiamo concesso a loro un sacco di contropiedi che ci hanno punito, non dico quasi tutte le volte, ma quasi. L'abbiamo buttata via lì, altrimenti saremmo arrivati, a mio avviso, in fondo a quella competizione, perché c'erano le carte in regola per poterci arrivare. La squadra c'era, abbiamo sbagliato una partita e ci è costata caro, purtroppo, perché sì, quello è un rammarico che ho porto ancora, dico la verità. E a E il Berami gol di che cosa gli hai detto? Berami, gli è andata bene, perché poi alla fine ero già pronto a fine partita, ma poi si è riscattato facendo il gol vittoria, e da lì ci siamo dimenticati tutto. Però è stato veramente un gol, sinceramente, così veloce, inaspettato, ma ho preso di sorpresa anche me, perché non pensavo mai che rinviassi il pallone. Non mi ricordo, ah, su Taddei, sì, su Taddei. E vabbè. Però è andata a finire bene, quindi ricordiamoci della vittoria. È stato fortunato anche lui, comunque, a fare il gol della vittoria, dico la verità. Allora andiamo avanti. Max, Beh, avevi una io me lo domanda? porto a casa, perché ascoltare Marco è qualcosa di meraviglioso. Andiamo Dai, avanti là là. con Vai. Grazie. Paolo. Possiamo dire che quello scudetto per metà è opera di Marco. Questo lo possiamo dire. Lui non si ricorda, ma io ho avuto modo di parlare con lui qui a Formello. Una volta lo incontrai al ristorante prima dei campi della Lazio. E io, la cosa che mi rimase impressa è che proprio io mi misi le mani sugli occhi dalla curva, non si vedeva niente. Ad un derby, ancora me lo ricordo come se fosse ieri, cross dalla destra di Panucci, incornata di Perrotta, l'ha levata da sotto al 7. Se poi andate a rivedere quella Ma parata, ricordo. Sì. se andate a rivedere quella parata in quel derby, io mi sono messo le mani negli occhi e qua mi ha detto: poi guarda che gli ha presa. Ma che davvero? Io l'avevo vista dentro quella palla. Un colpo di reni gli tolse quella palla dall'incrocio dei pali,
Cioè, io l'ho fatta proprio, me la ricordo proprio come se fosse ieri quella parata, ma ne ha fatte tante. Poi era un portiere che dava una sicurezza, era un portiere completo sulle uscite, cioè tra i pali era qualcosa di eccezionale, era una sicurezza totale. E secondo me, ne voglia il buon Marcheggiani, ma secondo me Marco era più forte. Questa è un'opinione personale, poi è difficile, magari è soltanto una mia opinione personale, sai, poi si discute il calciatore, no? C'è gente che dice, beh, ma sai, noi avevamo Veron, adesso abbiamo Luis Alberto, è un paragone che non esiste, cioè sono calciatori che hanno segnato, che Veron era un giocatore che è l'unico giocatore più verso a livello calcistico mondiale che quando faceva i lanci da 50 metri riuscivi a leggere la marca del pallone. No, ma non puoi paragonare, a volte me lo chiedono, cioè le differenze tra quella Lazio e quella di oggi, ma non, senza nulla togliere a quella di oggi, ma non c'è paragone, cioè se vai a prendere i nomi nella Lazio dello Scudetto e senza sempre nulla togliere a quelli che ci sono adesso, c'è una differenza enorme e per quello che dico che la Lazio sta facendo bene, manca il salto di qualità. Solo che fare il salto di qualità non è facile per lottare con squadre che magari hanno una rosa da 300-400 milioni, cioè fare quel tipo di salto di qualità per cercare di puntare, non dico lo scudetto, però a rimanere sempre nelle zone alte, è un salto importante. Se andiamo a vedere anche a livello, Marco, soprattutto a livello economico, dimmi. ti volevo chiedere una cosa, ma secondo te, no, tutta questa differenza tra il campionato dello scorso anno e il campionato di quest'anno può soltanto incidere il fatto che ci sia di mezzo quest'altra competizione, o secondo te forse sarebbe anche il caso di provare a cambiare qualcosa, secondo te? Come dico, cioè, se vuoi fare il salto di qualità, devi avere una squadra completa, cioè una rosa completa di alto livello, perché il campionato è lungo, poi siamo sempre condizionati, non dico che è un campionato un po' falsato, no, però con questo Covid a volte ti mancano dei giocatori all'ultimo momento, cioè non è sempre facile anche da parte dell'allenatore, perché fino alla fine devi stare attento che non capiti qualcosa. E a volte salta un po' o ti condiziona perché hai delle idee in testa che le devi cambiare al momento. Però vedo la Lazio, come ho detto prima, forte nell'11 e nella rosa, senza sempre nulla togliere a quelli che ci sono, però mancano, non dico i rincalzi, ma ogni ruolo deve essere coperto ad alto livello. Se vuoi lottare, se si parla di Champion, devi avere una rosa completa, che al momento secondo me non c'è. È una buonissima squadra, però per pensare di puntare in alto tutte le annate, tutti gli anni, non è facile. E al momento non è ancora attrezzata, ma pian piano stanno crescendo. Vedo che ogni anno, insomma, stanno cercando di mantenere i più bravi e cercare di inserire pian pianino qualcuno che ti possa aumentare anche il livello. Secondo me quest'anno hanno preso un portiere d'esperienza, ecco, che gli ha fatto fare un buon salto, senza nulla togliere a Stracoscia, che ha fatto il suo, che però quest'anno è stato il primo anno che aveva un po' di concorrenza e subito, non dico che si è lasciato andare, ma però non ha reagito nella maniera giusta. Reina ha sfruttato l'occasione che gli si è presentata, però vedi che quando gioca Reina la difesa è molto più tranquilla, guida la squadra, coi piedi è bravo, soprattutto con le nuove regole. Reina è l'ideale, ecco, per questo nuovo tipo di gioco, ecco, questa nuova situazione. Poi l'anno scorso, nel periodo che la Lazio stava benissimo, è scoppiato il Covid e dopo si è cominciato a giocare mercoledì domenica e la Lazio ne ho un po' risentito, ma soprattutto a livello
diciamo mentale, perché quando è stato sospeso il campionato era veramente sulla cresta dell'onda, andavano a mille anche moralmente. Dopo purtroppo si è fermato quell'entusiasmo dopo la prima battuta d'arresto, che a mio avviso ha condizionato molto. Se non fosse stato sospeso il campionato, magari poteva arrivare magari a non vincerlo, però lì vicino. Dani. Ah sì, buonasera Ballotta. E io volevo chiedere a te, che hai fatto il, volevo concentrarmi più sul ruolo del portiere, volevo chiedere a te, che hai fatto questo ruolo per molti anni, secondo te come si è evoluta appunto la figura del portiere e che caratteristiche deve avere quali sono le caratteristiche ideali che deve avere un portiere moderno, e se secondo te qual è adesso il miglior portiere che c'è in assoluto nel mondo? Bah, intanto il portiere deve ancora parare, poi dopo che cambiano sicuramente le situazioni, però bisogna adattarsi, ma principalmente deve parare, perché si è un po' perso questo. Si parla molto, ok, il portiere deve avere i piedi buoni, deve giocare bene coi piedi, però ci vogliono tante componenti. Per dire, Reina è un portiere moderno che ha 38 anni, perciò è un portiere moderno con esperienza, con gestione della partita, con guida della difesa, che l'esperienza conta tanto, e dare sicurezza alla squadra. Poi c'è anche il discorso dell'impostare, del giocare. A mio avviso si sta un po' esagerando, ma i dati parlano chiaro che partire da dietro con il portiere si arriva magari alla conclusione, calcolando un po' tutti i rischi, perché poi se sbagli in quell'occasione il portiere prendi gol, come è capitato in Champions alla Juve, che a mio avviso ha condizionato un po' anche il passaggio del turno all'andata, poi l'ha condizionato perché hanno sbagliato le due partite, secondo me. Però a parte quello c'è stato l'errore iniziale, ma neanche del portiere, del giocatore che ha fatto i passaggi indietro, però c'è stato l'errore. Se sempre a ridosso dell'area piccola, della linea di porta, lì è pericoloso. Va gestita nella maniera giusta. È cambiato sicuramente il ruolo, ma è cambiato come è cambiato nel 92-93 col passaggio indietro, che non si poteva più prendere con le mani. Anche lì qualche scossone c'è stato, perché portieri dell'epoca, che magari, ma ti faccio anche i nomi, Zenghi, Tacconi, ma senza donatore, signorissimi portieri, che magari coi piedi non erano mai stati abituati a giocarla, e lì se arrivi che magari sei giovane puoi adeguarti, adattare, migliorare, ma se ti cambia la regola con un portiere che magari non ha queste attitudini va un po' in difficoltà. Reina non c'è andato perché è già qualche anno che con i piedi bisogna saperci fare, e lui è un maestro, dico la verità, è un maestro, e non è un caso se poi gioca, però ha altre componenti, non solo quello. Io vorrei fare una domanda a Marco, che ha scritto Gianluca Miti nella chat. Gianluca dice: Marco, tu hai lasciato dentro di noi tifosi l'orgoglio di averti visto portare con onore questa maglia. C'è qualcosa che noi abbiamo lasciato a te? Tutto, perché sinceramente parlando io ho fatto 6 anni a Roma, e bene o male sono stati 6 anni per me strepitosi, magari anche con qualche alto e basso, però i primi 3 anni tra Coppa Italia, Coppa delle Coppe, campionato, e penso che siano stati 3 anni dove tutti si sono divertiti, perché vincevamo un po' ovunque. Poi ripeto, l'unico rammarico è stato quello di Valencia, che sinceramente giocavo io, ho preso 5 gol e mi è un po' dispiaciuto, dico la verità. È un po' è stata condizionato per il passaggio del turno, ecco, dico la verità. Forse l'unica nota l'unica, ce ne sono state anche altre, però una di quelle è stata sicuramente quella di Valencia. E negli altri 3 anni sono ritornato, che avevo già 40 anni e dovevo magari fare un altro tipo di ruolo, diciamo di ruolo,
Inizialmente ero arrivato che dovevo fare il terzo a Sereni e Peruzzi, ma io ho detto sinceramente prima di arrivare, io il terzo non lo faccio perché non servo, ma anche nello spogliatoio, perché devi essere presente, devi dare il tuo apporto, ma devi anche dimostrarlo sul campo, se no magari non ti ascoltano. Poi dopo andò via Sereni velocemente, che andò appunto a Treviso, che venne Handanovic a fare il terzo. E lì passai secondo, ecco, passai secondo. Poi con Angelo dovevi sempre essere pronto perché purtroppo aveva avuto tanti infortuni e non si riusciva ad allenare bene e spesso capitava che qualche partita la saltasse e dovevi sempre essere pronto. Infatti il primo anno ho giocato qualche partita, poi è stato poi l'ultimo anno con l'arrivo di Muslera, dove insomma l'ultimo campionato ho giocato penso 39 partite tra Champions e campionato, ho giocato tantissime partite e quindi per me è stata anche un'enorme soddisfazione perché a quell'età mi sentivo ancora un ragazzino, dico la verità, ma perché cioè, ero capitato nel posto giusto dove tutti, non dico ti davano ascolto, però ti sentivi importante all'interno della squadra. E se riesci a farti e ti fanno sentire importante, non c'è età, ecco, perché è la testa che fa la differenza. Se fisicamente stai bene, puoi andare avanti, non dico per sempre, però finché ci sono certi tipi di condizioni, trovi la condizione giusta dove puoi dare veramente un apporto importante, l'età non conta. E quindi per i tifosi, insomma, a me hanno lasciato molto. Dico la verità, e sono anche legato sinceramente a Roma, perché in ogni caso ho poi fatto 6 anni, 6 anni non sono un attimo, ecco. Sono stati 6 anni vissuti, secondo me, nella maniera giusta, ecco, con tante soddisfazioni. E tante soddisfazioni l'hanno data anche i tifosi, dico la verità. Per l'attaccamento, anche nei confronti, perché tuttora, insomma, mi sento legato, ecco, mi sento legato e quando appunto intervengo o in varie trasmissioni o radio, sento ancora il calore della gente. Ecco, vuol dire che qualcosa di fatto bene abbiamo fatto. Ecco, questo sì. Ti abbiamo voluto bene, ti abbiamo veramente voluto bene, No, Marco. io voglio ancora, mica è morto. No, nel senso, Oh, no, no, aspetta. nel senso che lui sta parlando del passato, quindi io ho Sì, detto no, scherzo, Mauro, scherzo. abbiamo voluto bene perché noi, i tifosi, i veri tifosi della Lazio prima dell'atleta avvertono l'attaccamento alla maglia, avvertono l'uomo e quello a noi è sempre stata una cosa che in te abbiamo sempre riscontrato e questo te ne rendo merito e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per la Lazio. Grazie a voi. Poi noi siamo emiliani, no? Siamo fatti in un certo modo. Non dico Tranquilli. siamo veri, però siamo così. Cioè, quello che possiamo dare lo diamo, senza avere rimorsi, niente. Almeno io sono fatto così. Io do quello che posso e do sempre il massimo. Poi se non è bastato, non ho rimorsi, perché il massimo l'ho sempre dato. Allora, Riccardo, sì, scusami un attimo, ma Marco, ti volevo leggere un Un post. messaggio. Questo sì, esatto, messaggio. Un abbraccio a tutti voi, Marco Ballotta, atleta esemplare, uomo con principi che nel mondo del calcio è veramente difficile trovare. Ti dico chi è questo signore. Questo signore si chiama Marco Locurato, presidente della SS Lazio, sezione Karate. Ed è il padre di quel ragazzo che sta accanto a te con la barba. Questi meno hanno toccati sempre sì, capito? Eh sì, hanno ragione loro. Per principio hanno ragione. No, Marco, io ti faccio una Sì. domanda e poi ti faccio una sorpresa. Anche Ernesto Allora, gli chiede una cosa. Anche scusami, Paolo. Ernesto gli sta ricordando una cosa, Ernesto Mercuri. Vabbè, ragazzi, la parata su punizione di Del Piero a Torino, ragazzi,
Tanta roba, eh. È uno spettacolo proprio. Vedi, tante, magari ne ho fatte altre 10, 20 più belle, non dico più importante, più belle, sicuramente più belle, però quella è rimasta perché poi è servita a vincere la partita che di conseguenza ti sei avvicinata alla Juve e poi alla fine hai vinto lo scudetto. A volte le parate, soprattutto per un portiere, sei legato anche al risultato finale. Perché magari fai delle parate e perdi la partita e nessuno si ricorda. Fai delle parate, non dico normali, perché quella è stata una parata discreta, però è finita positivamente e quindi ce la ricordiamo magari molto, molto più positiva che tante altre, ecco. Ma sicuramente è servita, ecco, questo è l'importante, che è servita. Per me rimane quella del derby, forse perché era il derby, però rimane quella del derby. Il portiere come un attaccante. Se fa una Esatto. parata è come un gol. È Solo che a vero, no, ma volte perde. ci sono parate che rimangono nella memoria. Ognuno ha ogni portiere lo ricorda per una parata. C'è Zoff per il colpo di testa su Oscar nell'82, Marchegiani per il Sì. colpo, la parata sul colpo di testa di Scholes a Monaco contro il Manchester United. Paolo dice la tua parata al derby. Io mi ricordo invece quella per me più importante è stata quella a Torino. Ognuno ha Certo, c'è la sua, una sua certo. parata. Allora, ti faccio una domanda, poi ti faccio una sorpresa. Allora, la domanda è questa: allora, è doppia. Qual è stato di quelli che hai conosciuto tu il portiere che tu ritenevi il più forte in assoluto, o di quelli che hai visto? E tra Stracoscia e Reina, quali sono le differenze e perché secondo te deve giocare uno e non l'altro? È dura questa, eh? Allora, il portiere più forte con cui io gioco, no, il portiere più forte con cui ho giocato, compagno di squadra? O compagno di squadra o che hai visto? Scelta tua. No, anche come compagno di Anche come squadra. quella, doppia, vai, via. Beh, io sono stato fortunato cioè, avere al fianco Peruzzi e anche Marchegiani. Cioè, Peruzzi e Marchegiani penso che abbiano fatto una carriera importantissima e ho imparato anche da loro, eh. Nonostante io fossi più vecchio, che Peruzzi mi chiamava il pupetto, ma sì, scherzando, però ho imparato tanto. Ho imparato tanto e loro hanno dimostrato nella loro carriera di essere veramente e non hanno giocato in nazionale per caso. Secondo me, loro sono stati tra quelli più bravi. Poi dopo. Ai nostri tempi, portieri forti forti in quel periodo giravano loro, c'era Pagliuca, ma secondo me, insomma, Peruzzi era superiore, magari era pari con Marchegiani. Insomma, secondo me sono stato fortunato a giocare con due portieri che all'epoca erano veramente dei numeri uno, ero numero uno in tutto. Poi tra Stracoscia e Reina. Stracoscia non si deve abbattere, è giovane, ha la fortuna di essere giovane, non deve prendersela. Adesso merita di giocare Reina per quello che ha fatto e lo ha dimostrato. Non per, ripeto, per le parate, ma per la sicurezza e la tranquillità. Da Stracoscia si aspetta un salto di qualità anche da questo punto di vista. A mio avviso gli manca ancora la gestione della difesa. Non dà ancora quella tranquillità alla difesa, invece è fondamentale. Magari anche, tra virgolette, fare qualche parata in meno, ma guidare la difesa, se guidi bene la difesa, eviti tante parate, perché metti nelle posizioni giuste i tuoi compagni. E sentirsi per un difensore è importante che senta la tua voce, che sei presente sulle palle alte, gli dai una grossa mano e si sentono sicuri. Quello è fondamentale e a mio avviso oggi Reina dà questo in più di Stracoscia. Però Stracoscia è poi il primo anno nell'arco di una carriera, ci sta di avere, non dico qualche battuta d'arresto, però un attimo di sosta. Però
gli deve servire, non deve assolutamente reagire nella maniera sbagliata, nel prendersela, nel magari avercela con tutti, essere stato defraudato di qualcosa. Reina si è giocato le sue carte, sapeva il suo ruolo, come del resto anch'io, quando sono venuto lì dovevo fare il secondo, però se ti capitava di giocare cercavi di dare il meglio e cercavi di essere titolare. Non vedo quello che giochi per essere o il secondo per stare in panchina, non solo il portiere. Ci si allena per poter essere titolare e giocare, e se ti capita l'occasione la devi sfruttare. Reina non è che avesse bisogno di far vedere quello che valeva, ha solo dimostrato di avere un qualcosa di più sotto, secondo me, la personalità. Ma la personalità, ma aveva tanti fattori che servivano alla Lazio in questo momento, servono alla Lazio in questo momento, che purtroppo Strakosha al momento non ha. Poi è giovane e gli deve servire d'esperienza e capire dove può migliorare, ma anche guardando Reina, quello che fa. Gli anziani più esperti devono servire anche a quello, e i giovani devono apprendere, non devono essere permalosi, tra virgolette. Poi ci sta, è normale la reazione che uno registra in un modo o nell'altro, però a mio avviso deve servire Strakosha quest'anno molto. Potrebbe essere veramente l'anno dove può capire qualcosa di importante, ma non deve abbattersi, deve reagire nella maniera giusta. Max, il microfono. Microfono, Max. Max, intanto andiamo a salutare Riccardo Budoni. Passiamo. Ciao Camilla, buonasera. Ciao Marco, ciao Daniele, ciao Paolo. Ciao mister. Ciao a tutti. Max, il microfono. Allora, giustamente non ha sentito. Dico, siccome concordo in pieno con quello che hai detto cose sacrosante, ti presento, se già non lo conosci, Riccardo Budoni, portiere della Lazio 1980, anche lui partito dalle retrovie e diventato titolare. Beh, diciamo che è una bella differenza, Cioè, io mi ci sono trovato senza saperlo, poi Marco invece ha fatto un altro tipo di percorso, poi noi ci siamo incontrati quando io ero a Brescia nell'84, lui era a Modena. Quando giocava a Liboni nel Brescia, io ero in panchina, lì a Brescia, insomma, per cui Marco, grande personaggio, una grande persona. Adesso poi, senza stargli a ripetere tante cose, anche perché da quello che ho sentito di complimenti gli avete fatti tanti e se li merita. Diciamo che forse una cosa non gli avete detto, che lui nel suo modo di parare era molto differente dai portieri che c'erano in giro in quel periodo, perché Marco, poi non so, mi correggerà lui è sempre stato un portiere poco spettacolare, molto attento sul senso della posizione, era uno che cercava di essere più concreto che spettacolare, e questa è stata una caratteristica veramente che nei portieri di quel periodo ce n'erano veramente pochi. Poi le carriere dei giocatori, come Marco sa, tante volte sono fatti da episodi, da momenti, dalla fortuna che puoi avere nel momento in cui trovi la società giusta, l'allenatore giusto, i compagni di squadra giusti. E Marco poi tutto quello che ha fatto se l'è meritato sul campo, per cui onore veramente, è una grande persona. Assolutamente. Scherzi. Grazie, qualche grazie. Coppetta ce l'ha in bacheca, europea. Ah, non le voleva nessuno, allora ho detto aspetta, io non la prendo anch'io. Comunque Marco, hai vinto più coppe europee tu che a Roma dal 1927 oggi. Vabbè. Ancora. No, vabbè, sai, e a volte vedi, ecco, il pizzico di fortuna è capitare nei momenti giusti in certe società dove stanno attraversando il momento migliore, perché a volte giri, navichi tutta la carriera e
capiti magari in certe situazioni dove magari la società non attraversa un buon momento e fai un percorso diverso. Se invece hai la fortuna di capitare, dico la verità, un pizzico di fortuna ce l'ho avuto, perché sono stato a Parma all'inizio, dove il Parma stava crescendo, aveva appena fatto un anno di Serie A, io sono arrivato il secondo anno e sinceramente non volevo, non dico neanche andare, assolutamente no, però ero a Cesena l'anno prima, ecco, ero a Cesena l'anno prima che avevo giocato anche poco e quindi volevo andare a giocare, fare un campionato come intero, perché dell'altra panchina avrei perso un altro anno. E il direttore sportivo dell'epoca era Pastorello, che aveva avuto a Modena, era andato a Parma e mi chiese di andare a Parma, che c'era poi Taffarel come portiere, però ero consapevole che andavo là e probabilmente avrei fatto la panchina, però avevo avuto solo un'altra possibilità di andare a giocare al sud, ho rifiutato e sono andato a Parma e da lì si è rivelato magari la scelta giusta, però lo sai sempre dopo. All'epoca c'era il discorso dei due stranieri, potevano giocare solo due stranieri extracomunitari. Il primo anno ho giocato poco, ho giocato solo qualche partita, poi dopo arrivò a Spriglia, c'era Brolin a Spriglia e Taffarel, e il mister Scala all'epoca scelse di lasciare in panchina Taffarel e giocavamo sempre con Aspriglia e Brolin e io ero sempre titolare. Poi dopo me lo sono guadagnato quando ho avuto le mie occasioni e dopo ho continuato a giocare. E lì è stata la prima svolta che magari non sai all'inizio, ma poi cambiano le cose, però devi sempre farti trovare pronto. Ecco, questo è quello che voglio dire io, e poi sempre quello. Cioè, perché il momento che magari sei chiamato in causa sbagli, dopo diventa un problema. E poi l'errore ci può anche stare. Però se ti alleni bene e fai le cose che devi fare, sono giuste, prima o poi il merito arriva. Marco, poi ovviamente quando devi andare via faccelo sapere, noi cerchiamo giustamente di tenerti il più possibile perché è un piacere averti con noi. No, però... ho solo da fare colazione domattina alle 8, solo quello, devo preparo perché dopo... Ti ho detto come no, portavo a casa. Marco, ti volevo chiedere una cosa, no? Perché io insomma, fu una delle più belle trasferte che abbiamo fatte tante, ma quella di Birmingham fu veramente qualcosa di fantastico, no? Tu eri cioè un calciatore quando vai a giocarti una finale, no? Comunque la finale, l'ultima finale, poi che poi la Coppa delle Coppe cambiò nome. Voi come eravate sicuri di poterla vincere quella partita, perché era proprio una Lazio veramente forte, e io mi ricordo che tu andasti in panchina insieme a Paolo Negro, e insomma che eravate quelli che poi alla fine insomma eravate quelli che comunque giocavate di più. Eravate convinti di vincerla già dall'inizio quella partita perché vi sentivate veramente forti, o qualche dubbio c'era? Allora, le partite non le vinci mai dall'inizio, eravamo consapevoli, e poi è una finale, e quando giochi le finali può succedere di tutto, è una partita secca, può partire male la partita e te la può anche condizionare, però ci sentivamo più forti, però non è stato poi facile vincerla, ecco, perché sembrava tutto scontato, ma non era così, anche loro non erano male. E quando vai a giocare le finali, sai, è indubbio che quando hai una squadra forte, quando giochi certi tipi di partite, difficilmente le sbagli, perché quando hai giocatori abituati a certe partite, abituati, giocatori che hanno sempre giocato partite importanti, quasi tutte finali, sai, difficilmente sbagliano quelle partite lì. Infatti mi ricordo che abbiamo sbagliato la partita di finale di UEFA con l'Inter, ma perché eravamo morti, proprio fisicamente. Siamo arrivati a fine campionato e prima lottavamo per lo scudetto, abbiamo tirato avanti, poi sul finale abbiamo mollato. Siamo arrivati alla finale di Coppa UEFA stremati, con, non dico tante riserve, però alcuni giocatori hanno giocato quella finale,
perché non avevamo i titolari che tra infortuni, squalifiche e compagnia bella. Ecco, è una cosa importante anche quella, arrivare a quegli appuntamenti nello stato di forma migliore, perché chi arriva in fondo vuol dire che ha giocato tantissime partite e non sempre arrivi riposato, preparato, hai dovuto giocare magari più di 50 partite durante l'anno e non sempre arrivi a puntino, cosa che è capitata appunto contro l'Inter. Quindi quella partita lì invece eravamo a posto, ecco, diciamo a posto, consapevoli di essere superiori a loro, ma non certi prima della partita di vincere, ecco, questo è il dubbio. Certo. Comunque nel 98 avete giocato il massimo di partite che una squadra poteva giocare, quindi tutte quelle del campionato, tutte quelle di Coppa Italia fino alla finale e tutte quelle di Coppa UEFA fino alla finale. Quindi è proprio il massimo in assoluto che potevate giocare. Esattamente. In più, diciamo che lo scudetto l'abbiamo vinto quando abbiamo vinto la Coppa Italia, perché avevamo perso la Coppa UEFA, eravamo fuori dal campionato, avevamo la finale col Milan, che all'andata abbiamo perso 1-0 1-0 là, e poi fecero gol subito 1-0 loro. Primo, quindi dovevamo fare tre gol. Albertini. E fece gol anche Guerino, fece gol Guerino Gottardi, Nesta, e da lì è nata la Lazio dello scudetto. Altrimenti sono convinto che sarebbe cambiato l'allenatore, tanti giocatori. Ci poteva essere una rivoluzione, e dopo, sai, quando fai le rivoluzioni dopo ci vuole sempre un po' di tempo per poi trovare l'assetto giusto. Invece vincendo la Coppa Italia è stato, non dico tutto invariato, c'è stato qualche innesto importante, anzi si è investito, però non smantellando, e da lì è partito un po' l'annata successiva e lo scudetto, dico la verità. Altrimenti forse non so, magari se ne vinceva un 5 di fila, ecco. Però la Coppa Italia ha fatto sì di continuare un ciclo che poi ha portato a quel tipo di vittoria. Io invece volevo riprendere una cosa che hai detto prima, Marco, ovvero che il portiere, così come l'attaccante, viene ricordato se segna, il portiere viene ricordato per le grandi parate, però io credo che non sia proprio tutto così, perché per i grandi errori, appunto, perché anche se magari in una partita il portiere fa, non lo so, 5 grandi parate, però fa un grande errore, alla fine viene ricordato solo quello. Perciò, cioè, volevo chiederti se questa cosa, cioè, alla fine questa cosa credo non sia giusta, perché così si svaluta. Sì. Il portiere non è per tutti. Il portiere non è per tutti. Per fare il portiere deve avere determinate qualità dal punto di vista caratteriale, perché sei da solo contro tutti. Se sbagli, tutti ti guardano male, ma non dico tutti, ma anche alcuni dei tuoi compagni. E dopo devi in ogni caso uscirne da solo, perché non hai neanche la possibilità, fai un errore, poi non ti ricapita neanche di fare una parata, non hai magari il modo per poterti riscattare, e quindi devi essere forte mentalmente, non farti condizionare dagli errori, che non è facile, poi dipende anche tipo e tipo d'errore, perché se sei fortunato sbagli, magari vinci, allora passi in secondo piano, ma metti che fai un errore, perdi 1-0, una partita importante, adesso non mi ricordo, la finale di Champions, quel portiere che fece un paio di errori che condizionò la finale, è sparito. Cioè, dopo, esatto, è difficile, non è facile, come è capitato anche a me di commettere degli errori anche determinanti, però sai, se sei forte mentalmente riesci a superarlo, e con calma. Gli errori che fanno magari i giovani, perché sono stato giovane e ho commesso degli errori anch'io da giovane, e voler riscattarsi velocemente. E quando speri di fare la grossa parata, spesso capita che fai un altro errore. È poi l'esperienza che insegna. Invece, dopo un errore, devi ritornare alla normalità, pian piano, fare la solita magari routine,
senza esagerare, senza rischiare più del dovuto, e trovare un'altra volta sicurezza nei tuoi mezzi, perché in ogni caso le qualità, se giochi a certi livelli, ce le hai. Quindi gli errori possono arrivare per un errore normale, ma anche per, a volte per mancanza di concentrazione o un po' di leggerezza, cosa che a certi livelli non dovrebbe capitare, ma a volte capita. Ho anticipato per Arezzi, volevo fare proprio questa domanda qui a Marco. Volevo sapere, Marco, cioè, non sei rimasto, diciamo, in società nella Lazio con un altro ruolo per una tua scelta o perché non ti è capitata l'occasione? Beh, diciamo che non è capitato l'occasione, ecco, con Lotito l'ultimo anno non siamo andati d'accordissimo, poi avevo avevo già 44 anni, non c'è stata una situazione che magari potessi ricoprire un qualche ruolo in società. Mi sarebbe piaciuto, dico la verità, mi sarebbe piaciuto, però non ci sono state le condizioni o una proposta, perché non posso poi essere io a dire io vorrei fare, no. Certo. Sì, deve essere la società che ti dà delle indicazioni, se ne parla, come poi solitamente accade, a fine carriera magari ti predisponi già il terreno per il dopo carriera. Non c'è stato quel tipo di occasione. Ho cominciato a Modena, sinceramente, però anche lì non sono andato troppo d'accordo su i punti di vista della società, e allora ci siamo lasciati dopo un mese o due. Ho fatto il direttore generale per un paio di mesi, poi dopo non c'erano più le condizioni. Non sono il signor sì, ecco quello che voglio dire. Non sto lì sempre ad accettare tutto quello, purtroppo sono fatto alla mia maniera. Buono, però a certe condizioni, ecco. Apposta per questo Marco poi è diventato presidente del Castelvetro, così almeno riusciva a gestire le cose come diceva lui, insomma, per cui quando no, vabbè, è una battuta, Marco, è solamente per far capire che tante volte quando il desiderio di voler fare qualche cosa a fine carriera molto spesso si incontra con altri pensieri di altre persone, per cui il modo di vedere il calcio, e soprattutto penso per la nostra generazione, è stato poi completamente differente da come poi è evoluto il mondo del calcio, anche negli insegnamenti che si danno forse ai ragazzi, al modo di gestire i rapporti con le persone. Lo capisco perché io sono uguale a lui, quando poi ti scontri con mentalità differenti togli prima il disturbo, prima che vai poi a rovinarti, diciamo, anche i rapporti interpersonali con le persone, per cui lo capisco benissimo. Deve essere una cosa dei portieri, Ah sì, può essere. Ma perché anche Zoff, ricordate, nazionale, come presidente del consiglio disse qualcosa, arrivederci e grazie, se n'è andato. Io vorrei fare una domanda sia a Riccardo che a Marco, e la rubo all'amico Gianluca Amiti, che dice. Marco, dopo salutiamo Marco, che abbiamo approfittato troppo della sua disponibilità e sicuramente lo vedremo molto presto ancora qui. Ma fa colazione a casa mia, lo abbiamo detto prima. Hai ragione. Allora, compagno di squadra più forte con quale avete giocato, che guardandolo dicevate questo è proprio forte, e aggiungo io, e quello che invece, sapendo di doverlo incontrare sul campo, non va fatto dormire la notte. Vai. Beh, dormire la notte no, però allora io dico Nesta è uno di quelli con cui ho giocato, che faceva reparto da solo, cioè con lui lo vedevi, arrivava ovunque, e dove sbagliava il compagno c'era lui. Lui veramente uno dei giocatori più forti che io abbia mai conosciuto, soprattutto in quel ruolo lì. Poi ce ne sono stati, prima avete fatto il nome di Veron, è un altro di quelli che
cosa puoi dire a un giocatore del genere, come alcuni altri, dico la verità. Però Nest è quello, magari perché era vicino come ruolo, ma non solo per quello. Poi era mio compagno di camera all'inizio, aveva 19 anni, e subito abbiamo pensato di dargli i gradi da capitano. Lui non li voleva, ma per farlo anche crescere più velocemente, gli abbiamo dato anche questo peso, ma che poi non è stato un peso, l'ha dimostrato la carriera che ha fatto. Io contro soffrivo molto Batistuta, ogni volta che ci giocavo contro, spesso e volentieri mi ha segnato. Ecco, uno di quelli che mi ha lasciato il segno è stato lui. Mica solo a te Batistuta! Riccardo? Beh, io Vincenzo D'Amico. Per me Vincenzo è stato un giocatore immenso, di una qualità incredibile, un giocatore chiaramente, a differenza di Alessandro Nesta, non è che faceva, diciamo, l'uomo tutto campo, però Vincenzo aveva una classe innata, destro, sinistro, visione di gioco, assist, gol. Giocatore che secondo me in quel periodo era forse il più forte che c'era in Italia a livello tecnico. Sicuramente, cioè, la sua carriera l'ha fatta, però ha pure raccolto di meno di quello che avrebbe potuto, perché un giocatore come quello, non essere riuscito a lasciare il segno in nazionale, avendo collezionato pure poche presenze, veramente è una domanda che mi sono sempre fatto. Probabilmente anche la testa in certi momenti serve tantissimo. Io, a differenza di Marco, di partite in Serie A ne ho fatte poche, per cui, diciamo, avevo paura di tutti, perché ovviamente a 20 anni appena compiuti, a trovarti di fronte a un mondo come la Serie A, che l'avevi vista solo ed esclusivamente nelle partite della domenica delle 7, oppure su tutto il calcio minuto per minuto sulla radio, ritrovarti davanti a 50.000 persone, insomma, poi a parte non era paura, perché poi in quel momento subentrano tanti fattori, e Marco lo sa bene che la mente, per un portiere è importante isolarsi, cercare di essere concentrati, di pensare a quello che si fa. Ovviamente poi io c'avevo un buon maestro come Bob Lovati, per cui già grande Bob che aveva una parola di conforto veramente sotto ogni punto di vista con tutti, ma poi soprattutto a me quella famosa giornata del mio esordio non mi ha mai mollato, per cui ne sarò sempre grato, perché da là poi ho capito che di persone veramente brave e competenti nel mondo del calcio ce ne sono veramente poche. Poi lui ha veramente incarnato l'amore per la Lazio, e lui era talmente bravo a trasportartelo che era una cosa incredibile. Nell'arco degli anni l'ho ancora più apprezzato, poi una grandissima persona. L'ho conosciuto anch'io. Se posso avere un'ultimissima per Ballotta, così almeno. Che, allora, volevo chiedere qual è invece, secondo te, Marco, il portiere più completo al giorno d'oggi? Marco, il più completo ce ne sono, secondo me, penso un paio. Anche se non è la stagione ideale per lui, ma Alisson è uno di quelli più completi. Quest'anno ha sbagliato l'annata, ma può capitare. È un po' diverso, ma ha una sfacciataggine e fisicamente è imponente, è Neuer, che gioca in una maniera particolare, però è anche molto redditizio, ecco. Al momento vedo quei due lì, poi altri sono un tantino più sotto, però penso che quelli più completi siano questi due al momento. Non so
se sei d'accordo, oppure ce ne sono altri. No, ma sì, soprattutto Neuer, proprio ritengo sia ancora il miglior portiere del mondo. Ritengo da ormai 5-6 anni a questa parte, ritengo che sia sempre lui il migliore. Anche se ha una tecnica tutta sua, dico la verità, i tedeschi sì. Poi hanno una tecnica più che altro tipica dei portieri tedeschi, diciamo, perché alla fine i portieri tedeschi si somigliano un po' sulla tecnica. Esatto, è il modo, sì. Allora io direi di salutare Marco. Ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi, spero vivamente di vederti presto ancora qua sulla Voce dei Laziali e spero che tu ti sia divertito con noi questa sera. È sempre un piacere ricordare, poi bello stare con amici. Grazie mille Marco. Grazie Marco. A prestissimo. Buona serata. Ciao Marco. Ciao. Anche a te. Ciao. Ciao. Spettacolare, eh? Sì, spettacolare. Veramente ha vinto tanto. Con la Lazio, ha vinto tanto, Marco. Ma pure lui, guarda che palmarès. Io purtroppo non l'ho vissuto, però ho visto qualche suo video. Ma strano che non si ricorda quella parata, mamma mia, fece una parata tipo... Beh, ne ha fatta una, Riccardo, tu te le ricordi quasi tutte le tue parate? Beh, diciamo, tutte non proprio no, però l'ho vissuti un po' tutti gli anni del mio calcio, insomma, dei miei anni da calciatore... Mi ricordo, diciamo, un po' di situazioni in cui essere protagonisti è veramente una cosa troppo bella per un portiere, perché poi, come diceva Marco, sei solo. La solitudine ti passa solo in base anche ai risultati che tu fai, perché tante volte ti capita anche la partita dove effettivamente non fai neanche una parata e assisti da spettatore, e invece i tuoi compagni hanno la possibilità di esserlo protagonisti. E poi dopo invece ti ritrovi che fai una parata solamente durante la partita e diventi protagonista assoluto. Mi è capitato quando ero a Spezia contro il Piacenza, primo in classifica, vincemmo 1-0, ma sullo 0-0 dettero un calcio di rigore al Piacenza, fece una doppia parata, parai il rigore e la ribattuta su Simonetta, vincemmo quella partita 1-0, che per noi che lottavamo per non retrocedere fu una partita importantissima. Ma quando ti ritrovi, ecco, uscire dallo stadio, la gente che ti aspetta, che vuole parlare assolutamente con te, cercare di farsi spiegare il come, il perché, il quando, sono cose che ti rimangono per tutta la vita. Pure il torneo di Viareggio che ho fatto con la Lazio, insomma, ci sono tante cose. Poi è chiaro, l'esordio in Serie A è una cosa che non ti dimentichi mai, però... Per un portiere penso che abbia più valore ancora di più di uno che fa un gol, di un attaccante, perché hai il peso sulle spalle per tutta la partita e ci devi stare sempre e comunque con il cervello. Quello pure è allenamento, però sono sensazioni belle che a me sono sempre piaciute. Anche poi quando ho smesso di giocare a calcio mi sono buttato sul calcio a 5, che è completamente differente, però lì sei protagonista ogni secondo ed è l'adrenalina che proprio ti sale, ti porta su, e quello è importante. Anche quello è allenante. Diciamo che ai miei tempi eri un autodidatta,
Adesso c'è lo psicologo, c'è quello che ti aiuta, quello che parla con te, cerca di tirarti fuori se hai dei problemi, come farti vivere e gestire le emozioni. Cioè, una volta tutte queste cose non esistevano, per cui eri tutto istinto, passione e voglia di correre appresso oppure parare quel pallone rotondo, quella palla che ti veniva addosso. Sono cose belle e ti posso assicurare che poi condividerle pure con i tifosi era una cosa bella. All'epoca, quando c'erano anche gli allenamenti, cosa che adesso è impensabile, e venivano i tifosi a vederti, era un altro clima, un altro calcio, un altro, come dice il buon Paolo, un altro football. Si vive di Amarcord, però io ho sempre cercato pure nei miei anni di far capire l'importanza poi della gente, e penso che oggi, ricollegandomi a Ciro Immobile, al Campidoglio, le persone riconoscenti te lo dimostrano, e Ciro Immobile ha dedicato la scarpa d'oro ai tifosi, e guardate che non sono frasi di circostanza dette da un personaggio come lui, per cui questo vuol dire che uno ha dei valori, ha una cultura sportiva, un rispetto soprattutto, e questa è la cosa che poi dopo ti fa diventare grande e indimenticato poi nella mente della gente. Ma questo vale per tutti gli sport, non è solo per il calcio. La gente si ricorda queste cose, te ne è veramente grata quando poi, come diceva Paolo, ricordarsi la parata di Ballotta oppure il gol di Cristian Vieri, il gol di Franco Nanni al derby Lazio-Roma 1-0. Cioè, c'è gente che veramente con la passione del tifo ha legato la propria vita poi a questi ricordi, ed è questa una cosa bellissima. No, gli ho ricordato quella parata, che fu una parata eccezionale, perché era proprio perché giocavamo contro quelli che con un là ci hanno rovinato una città. fondamentalmente è quello, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, e lo abbiamo, io infatti lo abbiamo ricordato, abbiamo evidenziato appunto questo aspetto caratteriale di Ciro Immobile, no? Cioè proprio il lato umano di sto ragazzo è quello che veramente ha più impressionato, no? Questo ragazzo è stato pure sotto attacco, ma anche adesso magari, no? Dagli improvvisati, no? Perché bisogna fare una certa selezione anche nell'ambito della tifoseria laziale, no? Bisogna fare una selezione, perché ci sono gli improvvisati, no? Quelli che si sono sempre schierati contro l'Odito, quelli che hanno sempre dato contro all'Odito, e quindi sono gli cosiddetti improvvisati, no? Senza però ricordare quello che sto presidente comunque sia, nel bene o nel male, discusso o non discusso, però i numeri parlano chiaro. Questo è un presidente che comunque sia ha creato una squadra vincente, i suoi trofei li ha portati, abbiamo lottato per lo scudetto fino all'anno scorso, perché secondo me, se non ci fosse stato questo blocco del Covid, lo vincevamo pure, detto tra noi. E quindi, capito, il stesso discorso vale pure per Ciro Immobile. Poi è facile, io non ce la, cioè, vedi, gli errori, no? Gli errori ci possono stare, perché io ho visto ieri la partita della Juventus col Porto, no? Cioè non sapevo se da una testata a un angolo a una colonna di casa, perché io, una squadra che ha speso tutti quei soldi, e stai a giocare un ottavo di finale con una squadra che secondo me ha la portata, no? Era la portata, e c'hai nel contesto della tua squadra un giocatore che pesa come un macigno sulle casse dei tifosi anche, o della società, che guadagna 30 milioni l'anno, e praticamente ieri ha giocato una partita inesistente. Cioè, io non vado a criticare Ott o Musacchio,
cioè, non me la sento di fare una critica del genere, capito? Cioè, pensa che importanza, che valenza c'ha uscire col Bayern Monaco, la Lazio, nel qualora dovessimo uscire con i campioni del mondo. Perciò tante volte le critiche, se sono costruttive, sono giuste, ma quando a volte ci si schiera, il laziale vero non è mai schierato. Ma vedi Paolo, che io penso le due cose poi sono collegate, no? Poi tante volte il calcio ti presenta il conto, e ieri è stato il classico con la Juventus, perché caso strano sul gol preso poi dalla Juventus, chi ci è capitato sulla barriera e che si è girato, l'uomo che prende 30 milioni di euro all'anno, per cui capisci che il destino poi il conto te lo presenta sotto questo punto di vista. Ciro Immobile, la cosa bella è che, questo l'abbiamo anche sottolineato in passato, è un giocatore che nonostante le sue prestazioni che possono essere negative in campo, perché non fa gol, perché oppure si è mangiato il gol davanti alla porta, è un giocatore che è sempre uscito con la maglietta sudata, è sempre stato uno che nelle sue difficoltà è stato bravo poi a resettare le cose. Io un pochettino un'idea di anche questo momento negativo me la son fatta, che nonostante le condizioni fisiche non perfette, la sua voglia di rimanere in campo sempre e comunque a prescindere non è voluta solo ed esclusivamente da Simone Inzaghi, ma è una scelta fatta a due, proprio per una questione che Simone Inzaghi sa che è un giocatore simbolo. Però se il tuo giocatore ti dice che sta bene oppure sta male, si riesce a gestire l'infortunio, allora Simone Inzaghi lo vuole sempre in campo. Poi chiaramente qua se ne possono dire di tante cose come a livello di pensiero, però Ciro Immobile ha il rispetto di tutti i tifosi, e gli improvvisati, come dici te Paolo, sono veramente pochi quelli che possono criticare un giocatore che ha fatto quello che ha fatto fino adesso e che farà vedere anche altro, perché sono arci convinto che è un momento particolare, e penso che anche la consegna della scarpa d'oro adesso gli darà nuova linfa e nuova energia, e poi è un trascinatore, per cui sicuramente saprà anche lui adoperare le sue parole, le giuste parole nei riguardi della squadra. Cui i momenti particolari si superano tutti insieme, da soli non si fa niente. Allora, scusate, ho messo il link per i nostri amici, se qualcuno vuole dire. Perfetto, ma io ti leggo il pensiero, Camilla. È vero, noi ci capiamo subito. Posso farti una domanda, Riccardo? Perché c'è una persona a me molto cara che vorrebbe provare a diventare un portiere affermato, diciamo. Sappiamo tutti che diventarlo in questo periodo è un po' difficile, soprattutto perché fare il portiere è molto più difficile. E te hai qualche consiglio per comunque tutti i ragazzi che vorrebbero fare il tuo mestiere, ma magari hanno paura di buttarsi? Ma guarda, prescinde, dipende sempre comunque dall'età che uno ha nel voler avere un'ambizione di questo genere. Il momento in cui si vive, guarda, proprio di questa cosa ne parlavo con alcune persone l'altra settimana. Il portiere da una parte ha un vantaggio rispetto a un giocatore, che l'allenamento fatto con una persona che sia capace e che possa veramente aiutare a fare una crescita verso per il portiere è più avvantaggiato rispetto a un giocatore, perché il portiere quando si mette da solo col preparatore
ovviamente a tutto un altro tipo di lavoro che lo può fare senza l'utilizzo dei giocatori, diciamo. Per cui può essere un vantaggio. Il problema del momento è quello che questa persona, oppure chi ha voglia di fare questo tipo di ruolo, deve affidarsi a persone che siano competenti. Il fai da te non è indicato, perché soprattutto per chi è giovane e i ragazzi sono sulla crescita, fargli fare cose sbagliate gli possono portare problemi sia nella fase di impostazione che fisica col passare del tempo. Se invece è un giocatore che possa essere un 25enne, un 28enne, che è nel limbo delle categorie basse e vuole fare il salto in una categoria un po' più alta, deve andarsi ad affidare a persone che veramente lo possono indirizzare, guardare, notare eventuali errori di impostazione e il lavoro giusto fisico. Per cui Camilla, il momento non è dei più facili, anche perché, come tu ben sai, a livello regionale è tutto fermo, ci sono difficoltà nel far ripartire i campionati, nonostante che la federazione voglia far ripartire il campionato d'eccellenza, vogliano far ripartire i campionati di C maschile e femminile di calcio a 5, però come capirai non tutti se la sentono di rischiare in questo momento, per cui trovare la collocazione giusta, il posto giusto, anche diciamo la salvaguardia della salute nell'ambito dilettantistico non è facile, c'è da spendere soldi per i tamponi, non è un buon momento, però fare sport bisogna farlo, e questa è veramente una cosa che non bisogna mai perdere, questo vizio. Lo sport è salute, libera la mente, la fatica rinforza. Bisogna essere molto bravi a trovare posto, momento e le persone giuste, che non è facile ovviamente, e ognuno poi nel proprio posto dove vive penso che le cose può riuscire a gestirle, però mettersi in mano a persone competenti è la soluzione migliore. Grazie mille Riccardo, glielo riferirò. Ok. Comunque grazie Camilla dell'ospitata, insomma mi fa piacere partecipare. A noi fa piacere averti qua. No, siete tra te e il buon Daniele, siete il futuro, per cui è un piacere stare con voi. Grazie. Poi abbiamo anche il buon Bruno che ci porta un po' di Brasile. Grande Riccardo Bodoni. Grande, e quello non guasta mai. Ciao Bruno. Il vero mister della Lazio è Riccardo Bodoni, ragazzi, fidati di me. magari. Come va Bruno? Ah, Simone Inzaghi sa quello che deve fare. Buonasera, sappi, amica mia Camilla. Ciao Bruno. Questo. Bruno, yeah. Vai, parti subito. Mi arriva un po' in ritardo. Ciao Viena, Camilla, ancora una volta Paolo, Danieli, il nostro carissimo amico Riccardo. Ciao Bruno. Allora, una giornata speciale per noi, questa premiazione di Cira Immobili mi fa piacere e spero che sia, diciamo, un stimolo per avere una reazione. È subito, lui bisogna tornare a segnare, no? Sì, assolutamente, speriamo che sia per lui una spinta per riprendere come aveva fatto la scorsa stagione. Adesso, come abbiamo già detto, non è un gran periodo per lui, con infiltrazioni e sì, problemi in generale di salute, forse anche un po' mentali,
o comunque psicologici da parte dell'intera squadra, forse dopo la batosta con il Bayern, però secondo me, come abbiamo già detto, la scarpa d'oro porterà un po' di aria fresca nella squadra, almeno averla lì e guardarla li può motivare a dare una spinta in più in questo campionato. Sì, è stato, ho visto qualche scatto questa mattina, questo evento di oggi in Roma è stato come se fosse una cerimonia, no? Mamma mia, che meraviglia, no? Sì, sono andato in Campidoglio con il sindaco di Roma, hanno fatto una bella cerimonia, e non sapevo che andassero in Campidoglio, tra l'altro. Max, ricordati il microfono, Camilla, io se era possibile volevo fare una domanda a Riccardo. Certo, vai Dani. Sì, allora prima avevamo Ballotta, appunto, che comunque lui nel 2000 ha vinto tutto, perché cioè, ha vinto quasi tutto con la Lazio, e due anni dopo è andato a giocare con il Modena in Serie B, mentre adesso, dopo magari due partite che qualche giocatore viene messo in panchina, subito si chiede la cessione o si va a uno scontro con la proprietà. Volevo chiederti, Riccardo, secondo te adesso nel calcio d'oggi manca un po' il sacrificio, la cultura del sacrificio e del lavoro? Penso che manchi il senso della misura, più che altro, anche perché lo sport è competizione. Se non c'è la competizione non si cresce, si rimane bravi e basta. Invece se uno vuole diventare, non dico un campione eccelso, ma uno di cui, come dicevamo prima, ci si deve ricordare, bisogna fare un percorso che possa essere fortunato, come diceva anche Marco, trovare il momento giusto, la squadra giusta, il posto giusto, e allora hai un cammino più o meno spianato. Invece tanta altra gente ha dovuto faticare tanto. Ci sono tanti esempi di giocatori trentenni che si sono affacciati alla Serie A proprio tardi, per cui se vi ricordate, Luca Toni era uno di questi, era uno che si era avvicinato alla Serie A tardissimo ed era stato nel limbo della Serie C per tantissimi anni, nonostante tutto che fosse un giocatore che faceva tanti gol. Per cui dipende sempre e comunque poi anche dal carattere che tu hai, perché se sei un presuntuoso, questo è uno sport che non ti perdona niente, soprattutto negli ambienti che ci sono adesso. Questo, se la presunzione è poi comprovata con i risultati, allora è un discorso, ma se questa presunzione poi dopo non ti porta a far vedere veramente che sei un valore aggiunto, fai presto a tornare nel dimenticatoio. Poi adesso, prima, quando arrivavi alla Serie A dovevi fare fatica per rimanerci, perché i campioni che c'erano erano tanti. Adesso c'è un riciclo continuo, adesso forse è più facile rimanerci e puntare più al guadagno a livello economico che poi dopo a una reale situazione poi di continuità nel mondo del calcio. Però poi dopo questo ha il risvolto della medaglia, perché chi non è stato bravo nella vita sportiva, quando smette di giocare non si ritrova più niente, perché sappiamo bene che tanti giocatori che possono aver guadagnato tanti soldi nella loro carriera, poi dopo per rimanere a fare la bella vita non hanno avuto più un futuro. Per cui sono tutte cose collegate fin dall'inizio di quando uno vuole cominciare a fare questo mestiere fino alla fine della propria carriera, e penso che Marco Ballotta ne sia anche l'esempio. Ci sono tanti ex giocatori che per un motivo o per un altro hanno fatto delle scelte mirate nel mondo dello sport, oppure c'è tanta gente che ne è uscita fuori, però poi dopo nella loro vita privata è gente che ha una cultura, ha un modo
a un, non dico un mestiere, ma è diventato un imprenditore, per cui quello dipende poi dopo anche dalla cultura che tu hai e dalla voglia anche di sapere nella vita di giocatore. Quanti giocatori bravi non hanno dimenticato gli studi, l'università, si sono laureati, ce ne sono tanti di esempi di giocatori che sono diventati avvocati, hanno preso specializzazioni marketing e tutto quanto, per cui bisogna essere molto bravi ed intelligenti e essere sempre umili, sempre sempre umili, perché te lo ripeto, questo è un mondo che non ti perdona niente. Uno, hai un'altra domanda, che sotto abbiamo altri amici, oppure chiudiamo così, scegli tu. Sì, una domanda per il nostro amico Riccardo Bodoni. La domanda, poi venerdì comincia una sequenza. Sì. Venerdì comincia una sequenza importantissima per la nostra Lazio, e la prima sarà il Crotone, no? Crotone la ultima in classifica. Per te, Riccardo, può essere una gara rischiosa per la Lazio, soprattutto per il momento in cui stiamo attraversando? Guarda, ciao, io penso... Bruno. Ciao Bruno, ti rispondo io. Tanto ti rispondo. Ok, ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Anche ragazze mie, buonasera a tutti. Sempre saluta Forza Lazio. Saluta la nonna. Ciao, ciao. Saluta nonna. Saluta nonna, Bruno. Ok, ok. Mister, intanto che ti allacci alla risposta di Bruno, t'attacco pure questa. Molto probabilmente venerdì ci sarà questo avvicendamento che tornerà tra i pali Stracoscia. Secondo te potrebbe essere per la partita che insomma non è andato proprio Reina proprio perfetto, no? A Torino con la Juventus. Tu pensi che abbia influito quella, diciamo, la scelta di rimettere Stracoscia in porta, o secondo te potrebbe essere un normale avvicendamento per far tirare un po' il fiato a Reina? Scusa, prima della domanda, una comunicazione di servizio, mi devo allontanare 2 minuti. Ok. Ciao Gianluca. Ciao Luca. Buonasera. Ciao Lord. Ciao. Buonasera mister, ciao Daniele, Max, ciao. Allora, prima domanda, quella della partita di venerdì. Io penso che Simone Inzaghi sia contento di avere una squadra come il Crotone contro, ma non tanto perché è ultima in classifica, ma perché sicuramente è una squadra che lotterà su ogni pallone, ci metterà grinta, voglia di voler fare il risultato, non verrà come una vittima predestinata qui a Roma, per cui penso che Simone Inzaghi avrà bisogno di una partita di questo genere per far ritornare anche un po' la voglia e il carattere di superare una squadra che hai di fronte, e può essere anche che l'ottima partita, una buona partita per preparare la partita del Bayern, perché io non sono d'accordo, come dicono tanti, ormai la partita è persa, andiamo lì con le seconde linee, facciamo qua, facciamo là. Ricordiamoci che facciamo la Champion, è una cosa seria, ci sono dei soldi anche in ballo, per cui anche sotto il profilo economico ho un ritorno per la società, e penso che i giocatori debbano anche mettere un motivo d'orgoglio in più per far capire che quella è stata una brutta serata. Probabilmente non è il momento migliore per poter far ricredere la gente, però penso che quelli siano gli stimoli giusti per poi affrontare le partite di campionato che verranno. Poi si dice i miracoli, puntini puntini, tutto può succedere, questo è un calcio strano. Ho visto la partita del Bayern contro il Borussia, 2-0 per il Borussia, partita che sembrava chiusa, il Bayern poi è stato bravo a ribaltarla, per cui non bisogna mai distrarsi, e anche il Bayern penso che lo sa, anche se è un'impresa impossibile, bisogna andarci veramente con la voglia di fare la partita del Crotone contro il Crotone.
sarà veramente la partita ideale per prepararla, insomma. E per Stracoscia ti rispondo, sono contento che Stracoscia possa avere l'opportunità di poter far vedere che può ritornare utile a questa squadra. L'importante è che abbia sempre e comunque la fiducia dei propri compagni. Non penso che Simone Inzaghi possa aver deciso dopo la partita negativa contro la Juventus, perché sarebbe veramente un po' offensivo nei riguardi di un portiere come Reina, ma penso che sia nella logica di questo momento poter approfittare di una partita, diciamo tra virgolette, non di una difficoltà estrema, ma mettere nelle condizioni anche Stracoscia di rimettersi tra i pali e, come ti ho detto, di essere utile per la causa della Lazio, insomma. E poi è sempre un patrimonio della società che non va mai svilito. Sono d'accordo. Gianluca. Sì, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Dimmi tutto. Volevo intanto rinnovarti gli auguri per ieri. Tantissimi auguri. Grazie. Per la festa delle donne. Grazie mille. E poi volevo fare una... come posso dire, volevo invitare tutti i ragazzi che ci seguono, gli affezionati, i nuovi, a sostenere questa squadra sempre, perché l'abbiamo criticata, ma non dobbiamo rimanere attaccati a un rancore che può essere quello di una domenica sbagliata, quello dei risultati che non arrivano. Molti di questi ragazzi che scrivono qui conoscono me, conoscono Paolo, vengono in curva, li abbiamo fatti cantare, e come avete visto anche noi ci arrabbiamo, ma non molliamo mai e non l'abbandoniamo mai. Siamo i primi a farci i conti con questa realtà che è la Lazio, perché abbiamo investito tanto del nostro tempo, tolto agli affetti, tolto al lavoro, tolto alle cose importanti. Perché? Perché noi ci crediamo sempre, anche quando ci vedete arrabbiati, anche quando ci sentite che diciamo delle cose che magari in quel momento, dettate dalla rabbia, neanche pensiamo. Sappiate che comunque dobbiamo rimanere vicini a questa squadra, perché è la nostra squadra, e perché se non la difendiamo noi, lo avete capito, siete troppo intelligenti tutti, ragazzi, non la difende nessuno, quindi la dobbiamo difendere noi. Per cui io l'invito che faccio è rimanere uniti intorno a questa società, intorno a questa squadra, e sono sicuro che non è ancora finita. Io sono sicuro che non è ancora finita, perché se conosco un po' l'ambiente Lazio, noi non la molliamo così, noi ce la combattiamo. Poi quello che sarà, sarà. Solo questo vi volevo dire. Complimenti per la live, Camilla, è stato bellissimo sentire Marco, rivederlo. Noi ci abbiamo parlato, l'abbiamo abbracciato, gli abbiamo detto... E lui che ci spiega, ti ricordi Paolo quando ci spiegava quando ci spiegava il calcio? È stata una cosa rivederlo, veramente veramente emozionante. Grazie, vabbè. Grazie a tutti. Beccammo pure al Barter Tennis. Ciao Lord, grazie. Barter Tennis, sì. Ciao a tutti, grazie. Ciao Lord, ciao. Buona serata. Ciao. Ciao fratello. Ciao. Ultimo ospite della serata, Jacopo Pirri. Buonasera Jacopo. Ciao Jacopo. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao auguri anche a voi ieri, come ha detto Lord prima. Insomma, intanto volevo chiedervi come stavate, insomma, così tanto per... Bravo Jacopo, voi Jacopo. Stiamo bene Jacopo, te? Tutto a posto, parte già atteso per venerdì che tocca vincere domenica, per forza? Certo. Siamo senti che tenga, no? Dobbiamo vincere venerdì, non mi interessa come, due gol al 90° tocca vincere, perché sennò
No, volevo solo farvi questa domanda, sentendo anche ma perché Iago, ma soprattutto perché dobbiamo vincere, al di là che conta il risultato, ma c'è un qualcosa che ci dovrebbe dare una spinta in più. Cosmi. Tu ricordi quel Forza Roma quando imboccò le scalette, che si rivolse a Monte Mario, disse Forza Roma? Che anno? Se non mi sbaglio, era 2014 o 2015. Quello, perché pure lui è quello, fa parte di qua schiera là, di quelli che con un là ci hanno rovinato una città. No, capito, Jacopo? Sono 2005, comincio, cioè, già lo seguivo il pallone, ma non me le ricordo sta cosa. Vabbè, ti ho dato un altro aneddoto, Jacopo. Questa me la ricordo io. No, non mi ricordo, non c'ho proprio più paio. Eppure le ho viste tutte, perché calcolate che dal 6 gennaio 2018 non me ne perdo fu una. Mentre scendeva le scalette gridò quella cosa che io non posso dire. Io lo invidio Paolo che riesce a dirlo, io non ce la faccio. No, infatti io nemmeno, a me all'esame dell'anno scorso, due anni fa, di terza media, mi chiesero sottolinea in giallo gli attributi e il rosso oggetti, ho preso, ho cambiato i colori, non ce l'ho fatto, ho usato tutte e due. No, infatti avresti... Allora, adesso te ne racconto una velocissima. Al lavoro è capitato di fare un sito web per una società sportiva. I colori sono i colori dei quelli. Io ho detto a me non me lo dovete manco far vedere. Giusto. Io alla mia compagna gli ho vietato di prendere i fiori o gialli o di quell'altro colore. Insieme mai, giustissimo, quello confermo. No, io dico solo. Dico pure il carro della Sarai, come dici, figurati. Io solo non riesco a mangiare il mais con i pomodori. Esatto. No, lì sì, perché me li magno. Non ce la faccio comunque. Quando gioco a pallone con loro la cosa bella è che ho via carci il pallone, perché se no non è che c'è tanto volto altro di bello il pallone, cioè rimesse laterali ne batto mai, le lascio mai, lo chiedo per pallone con i guanti. No, volevo solo farvi una domanda. Sarà possibile, secondo tutti, allora, oggi stavo sentendo gli ultimi giorni di una possibile rivoluzione comunque quest'anno, perché comunque è sotto gli occhi di tutti che comunque è quasi finito un ciclo con Zaghi, e la cosa che mi volevo chiedere era, conoscendo il nostro presidente, per fare una rivoluzione comunque ci vogliono quattrini, perché comunque ci vogliono dei soldi, e conoscendo il presidente nostro non penso che ne metta a disposizione tantissimi. Secondo voi, calcolando che soprattutto la difesa va rinforzata tantissimo, può essere sacrificato un big? Cioè il mercato verrà fatto col sacrificio di un big? Sì. E ovviamente il nome principale è quello che è, perché lo sappiamo tutti qual è. Abbiamo col doppio cognome. Abbiamo dibattuto. Vabbè, sì, è ovvio, lui. Abbiamo dibattuto un po' su, diciamo, su quest'aspetto. Sai, è un momento un po' particolare del mercato, perché adesso come adesso i soldi non è che ne girano tanti. Appunto, dico, a maggior ragione, non girandone tantissimi, è proprio la volta buona che magari per fare il mercato verrà probabilmente stavolta ceduto? Ma lo dito un te dà Milinkovic Savic per due fusaglie e una castagnola? Chiamalo fesso, lo aggiungerei. Proprio, no? Io sono convinto invece che ci sarà una strategia societaria
per rifondare sta squadra, perché comunque i 7 elementi vanno comunque, poi non puoi, le carte d'identità sono impietose, quindi secondo me se valuterà una strategia, un budget per il mercato, ci sarà un budget per il mercato e da quei soldi dovranno optare, dovrà in qualche modo. Oggi mi ero fatto un calcolo e mi ero detto se la società mette solo tra virgolette 10-15 milioni di euro per il mercato, voi direte un'eresia, però è vero, ma con le cessioni di Stragoscia, e a me personalmente Luis Alberto quest'anno mi sta altamente irritando, perché è un giocatore che è discontinuo, è sbogliato e poi è egoista quest'anno. L'anno scorso lo 23-24 assist ha fatto, quest'anno la palla non la passa praticamente mai, deve sempre tirare, e non vorrei che magari il mercato con queste due cessioni, sapendo che Stragoscia molto probabilmente andrà via, se secondo voi poteva essere un'idea ragionevole. No, io faccio rispondere loro, perché io su queste dinamiche magari inizio io dicendoti che secondo me tra i profili che abbiamo noi alla Lazio in questo momento, come abbiamo già detto, Milinkovic e Savic è quello più papabile per andare via. E, ovviamente, come abbiamo già detto, e lo ripeto nuovamente, e Lotito non lo vende per due spicci, secondo me partirà, non lo so, 80 milioni o meno, un po' di più, comunque rimaniamo su quel budget lì, e quindi già qualcuno che se lo voglia comprare in questo periodo dove c'è il Covid, ci sono moltissime società che non stanno andando benissimo, la vedo già un po' un'utopia venderlo per quel prezzo. Però mettiamo che lo vendiamo a qualcuno, un bel po' di soldi te li fai, lì parte un po' l'affetto che si può provare verso un giocatore, e penso che voler bene ai giocatori della propria squadra sia un dovere, però non è come 30 anni fa. Io penso che tutti i giocatori siano mercenari, chi più chi meno, quindi se c'è bisogno di dare via Milinkovic-Savic per fare una campagna acquisti che possa rinforzare la nostra difesa e magari farci arrivare nelle prime posizioni della classifica, ben venga. Io la vedo così. Sì, quello sicuramente. Comunque il bene della Lazio secondo me deve sempre essere al primo posto, però quantomeno è ovvio che se dovrei evitare, cioè se mi chiedi ovviamente tra scegliere tra vendermi Milinkovic, Luis Alberto e Correa insieme a Stragoscia, è ovvio che cerco di evitare Milinkovic, poi è ovvio che se ti arriva l'offerta importante l'accetti, perché comunque l'accetti, però sì. Jacopo, ultima domanda che andiamo in chiusura. Sì, no, giusto questa. Ecco. Se secondo voi Simone Inzaghi poi si accontenterà di questa rivoluzione privandosi di un giocatore così, di uno di questi così importante, e se secondo voi se rinnova resta e chiederà delle garanzie secondo voi tecniche su importanti? Jacopo, io ti dico questo, ne parlavamo prima, no? Quante squadre hanno fatto investimenti importanti, no? Ma veramente investimenti importanti. Tu prendi il Napoli, no? Per citarne uno. Il Napoli ha preso un giocatore, Osimhen, e l'ha pagato 60 milioni. 70, non so quanti, no? 70 milioni. Ma sto giocatore quanto è stato determinante per Napoli, praticamente meno di niente. È vero pure che però è stato quasi sempre spaccato, non ha mai avuto l'opportunità di giocare con continuità, però perché Murichi ha giocato con continuità. No, vabbè, ma no. Murichi però quantomeno
era quasi, cioè, era sempre convocato. C'ha avuto Osimhen, c'ha avuto un problema alla spalla, si è dovuto operare, poi c'ha avuto il Covid, pure Murichi c'ha avuto il Covid, però Murichi è stato più volte convocato. Un valore di un giocatore non lo determina il cartellino, Jacopo. Il valore di un giocatore non lo determina il cartellino. Dipende questo giocatore quanto è influente all'interno di un gruppo squadra. Capisci? E tu parli di Luis Alberto. Mi dispiace che dici questo, perché Luis Alberto fa sempre la differenza. Vuoi o non vuoi? Però ultimamente mi sembra irritante, perché quando gioca, che deve fare il favore, lì non mi sta bene. Ma è stato così anche Veron? È stato così. Non l'ho mai visto. Te lo dico. Noi lo vedevamo subito, quando entrava al campo che c'aveva i calzettoni abbassati, non c'aveva voglia. È vero, però Veron era un giocatore, era fuori discussione. E stesso discorso vale pure per, io spero che la Lazio anche quest'anno faccia il sacrificio di tenere questi big game, perché per noi sono importanti e poi sono giovani, sono contrattualizzati. Poi ci dobbiamo aspettare un mercato tipo quest'anno, scusa l'interruzione. No, ma io dico che la Lazio quest'anno farà un mercato adatto. Sì, lo farà comunque sia a risparmio, perché l'abbiamo sempre fatto, ma questo varrà per tutte le società che non hanno introiti importanti, non avendo i botteghini, non avendo lo stadio aperto. Però spero che punti sui giovani, che si possa puntare sui dei prospetti giovani. Per esempio, a me uno che mi piace da morire è Lovato. Però se lo vai a prendere testa, adesso ti ci vanno 20 milioni. Se invece ci andavi 2 anni fa, o prendevi con 3-4 milioni, se prendeva Lovato. Certo. Capito? Certo. No. Grazie ancora, gentilissimo. Insomma, ci risentiamo. Grazie ancora. Ciao, Iago. Grazie a te. Ciao, Iago. Buonanotte. Grazie a te. Ciao. Mister. Diciamo che io penso che in questo momento tutto è basato sulla riconferma o no di Simone Inzaghi, ovviamente, no, perché lo abbiamo detto pure in precedenza. Se Simone Inzaghi rimane, chiaramente Simone Inzaghi non è uno stupido, sa che la squadra va rinnovata e va fatta con un criterio reale, cioè nel senso che uno sa già in anticipo, visto quello che è successo in questi ultimi 2 anni sulla parte difensiva, dove non dico che ti serviranno almeno 4 giocatori per i vari ruoli o i famosi doppioni, come si diceva, e poi sicuramente bisognerà mettere mano poi almeno altri 2 acquisti a metà campo e altri 2 davanti, ma non è tanto poi il numero, è quello che tu puoi poi portare come valore, come dicevi te, Paolo, cioè non guardare il valore del cartellino del giocatore, ma guardare quello che ti può essere utile per quello che tu stai facendo con questa squadra. Abbiamo visto che è una squadra che nel pre-Covid ha rischiato di vincere lo scudetto se non ci fosse intervenuta la pandemia, e ce la siamo ritrovata praticamente come una squadra che aveva perso veramente la sua dimensione. Per cui vuol dire che sicuramente i giocatori esperti tenuti sotto pressione avevano reagito portando la Lazio prima in classifica. Come si è allentata la tensione, molto probabilmente, a parte gli infortuni, il Covid e tutto quanto, le problematiche anche a livello di recupero fisico da parte di certi giocatori hanno determinato assenze che sono state
determinanti. E ne, lo abbiamo anche detto che l'unico rimprovero che possiamo fare a Simone Inzaghi è quello di non aver avuto il coraggio di voler cambiare almeno qualche cosa per poi dopo preservare quelli che non stavano bene, insomma. Io Simone Inzaghi lo reputo una persona intelligente e nonostante tutto che sia giovane sa benissimo che gli errori li fanno anche gli allenatori come li fanno i giocatori, e questo gli può essere stato utile, e penso che lui sa col suo staff che certe cose non sono andate come dovevano andare. Adesso ovviamente finire in bellezza dipende anche dagli stimoli che avranno i giocatori se eventualmente Simone Inzaghi non rinnoverà, per cui ovviamente avranno lo stimolo di dover dimostrare nell'eventualità alla società o a chi verrà al posto di Simone Inzaghi di essere parte facente di questa squadra. Se invece Simone Inzaghi rimarrà, Simone Inzaghi saprà utilizzare nell'eventualità, anche perché di qua da quello che si dice forse l'unico quello vicino al rinnovo è Radu, un anno. Per cui penso che già il fatto che lui ce l'ha sempre detto che lui vuole ritornare in Svizzera, Marco Parolo vuole giocare altri due anni, e ovviamente se alla Lazio sa che lo spazio non c'è e la Lazio non gli proporrà il rinnovo, ovviamente Simone Inzaghi sa che già in questo momento quelli che devono fare la chioccia ai cosiddetti nuovi sono sempre di meno, per cui bisogna avere il coraggio anche poi alla fine di cambiare e mettere profili che abbiano la cosiddetta fame, la voglia di arrivare, la voglia di capire che hanno la possibilità in questa società di poter affrontare i campionati ad alto livello, le coppe, farle con un'ambizione sempre più crescente. Questo solamente abbassando l'età media lo puoi fare. Guarda, prima stavo dando un'occhiata Liverpool-Lipsia, no? e notavo una cosa, che pure la partita del Barcellona, del Paris Saint-Germain, cioè il campo internazionale, la mentalità è tutto, non esistono partite scontate. Calcolate che Paris Saint-Germain e Barcellona 1-1, Messi sbaglia il calcio di rigore e la partita finisce là, però la partita se la sono giocata fino alla fine nonostante il risultato negativo dell'andata, c'erano tutti i titolari. Lipsia ha giocato praticamente a viso aperto, Liverpool in questo momento, l'abbiamo detto, fa di buon viso a cattivo gioco, ha affrontato una tattica molto più opportunistica e ha colpito in contropiede, per cui la Lazio deve acquistare questa mentalità, ma per poterlo fare devi avere gente con la mente disponibile, con la gente giovane, con la gente che vuole arrivare, e questa è la cosa importante. Diciamo, quelli esperti devono essere la ciliegina sulla torta che fanno crescere gli altri, e questa è la cosa più importante, penso, che la società con Simone Inzaghi, come speriamo tutti quanti, che rimarrà la guida, dovranno affrontare. Come dicevamo pure prima, non sarà facile in questo mercato. Io non mi meraviglierei se invece alla fine di Milinkovic-Savic vada via qualcun altro, dove probabilmente poi andando a fare la somma ci sia la possibilità di recuperare più denaro in giro poi per fare la campagna acquisti, o addirittura avere in cambio giocatori di un certo livello che forse in alcune società sono più chiusi e lì non hanno spazio, per cui sappiamo bene che Lodito ci ha meravigliato contare di tante cose, no? Ricordiamoci gli 8 acquisti all'ultimo secondo di qualche anno fa,
probabilmente non di un livello eccelso, però portare 8 giocatori non era facile in quel periodo, e tutti quanti con un parametro zero o un prestito, per cui speriamo bene che la mente anche della società sia di prospettiva e non di conservazione. Questa è l'unica cosa. Va bene, Riccardo, io direi di andare in chiusura, voi che dite? Diamo i saluti? Andiamo in chiusura, sì. Allora vi saluto io, così almeno vi lascio tranquilli nella chiacchierata finale. Ti ringrazio Camilla, ringrazio a te Massimiliano, sempre un piacere con Paolo. Un abbraccio grande a Daniele, e farlo anche a papà, che lo seguo sempre sui social, che è sempre un grande, e quando si mette a parlare di sport è sempre una grande e bella cosa, insomma. Saluta il maestro. Per cui, e poi noi ci rivediamo domani sera alle 9 nel commento del post partita, e speriamo venerdì. Sì, scusate, la vecchiaia è brutta, è pure lui. E per cui venerdì alle 9 ci rivediamo nuovamente, speriamo di commentare finalmente una partita degna di tale nome, di rivedere almeno un po' di sorrisi nella nostra squadra del cuore. Un abbraccio veramente ancora a tutti, saluto pure Massimiliano Vienna, ciao, Piero Magno e il buon Massimo Morigi, un caro saluto a tutti e grazie ancora. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo, grazie. Ciao. Vabbè, allora tocca a me. Grazie Camilla. Ma di che? L'ospitalità. E niente, io ve lascio con questa domanda, che poi vi seguo da di là. E Daniele, ti voglio chiedere una cosa, tu che sei attento, che segui anche tu il calcio internazionale, no? Che opinione ti sei fatta che, diciamo, no, la nostra bandiera, mettiamola così, no, l'Italia, no, in Champions League la Juventus sta fuori, l'Inter sta fuori, noi molto probabilmente stiamo con una gamba e mezza, siamo fuori, è rimasta l'Atalanta. Te lascio con sta domandina e ti seguo di là. Un abbraccio, vi voglio bene e sempre Forza Lazio. Un saluto a tutta la chat, Emanuela Reli, un bacione alla grande mano. Ciao Paolino. Un bacione al Lord. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao Paolo. Ciao. Vai pure Dani. Sì. Allora, la Juve, penso ormai, cioè per loro è diventata proprio una maledizione ormai, perché con l'acquisto di Ronaldo credevano che sarebbe dovuto arrivare finalmente questa Champions, però anzi è peggiorata la situazione, perché comunque vedendo prima, pre-Ronaldo hanno fatto 2 finali in 3 anni, mentre adesso cioè, non riescono a superare i quarti, perciò... Cioè, credo che per loro sia proprio adesso una cosa mentale, cioè uno scoglio mentale grande che ancora non riescono a risolvere. Per l'Inter è un po' la stessa cosa della Juve, anche se molto in misura minore, perché la Juve comunque in questi anni, vincendo vari campionati eccetera, è stata costantemente in Champions e comunque ha avuto una parte sempre importante. Mentre l'Inter in questi ultimi anni si è riaffacciata in Champions, però non ha mai superato i gironi. E perciò anche lì forse può iniziare a pesare questo fattore, perché comunque già sono 3 anni che consecutivamente che si ripete questo, anche se comunque la squadra di quest'anno, soprattutto dell'Inter, è una squadra sicuramente attrezzata almeno per passare i gironi, soprattutto il girone che aveva, che comunque non era, diciamo, proibitivo. Mentre per quanto riguarda la Lazio comunque quello che doveva fare quest'anno in Champions ha fatto, che era superare il girone. Poi purtroppo anche la sfortuna ha voluto che ha pescato forse la squadra
la squadra più forte in questo momento al mondo, e anche con degli errori nostri si è pagata la gara, diciamo. Mentre l'Atalanta, come anche ha fatto vedere in campionato, ha degli ottimi giocatori, ma per me, così come la Lazio, non, anche vedendo il risultato dell'andata, non riuscirà a Madrid a fare l'impresa, perché comunque Real è sempre Real. Però sicuramente rispetto alla Lazio, loro hanno giocato la partita d'andata con pochissimi errori, e sono stati infatti puniti nel finale contro comunque Real Madrid. Però sicuramente se la potranno giocare ancora al ritorno. Ottima disamina, direi. Guarda quanto è compiaciuto Daniele. Sono proprio contento. Beh, sempre riceve complimenti, diciamo. Bene, bene. Vabbè, vi saluto ragazzi. E ciao Daniele. Ci vediamo venerdì. Sempre Forza Lazio. Assolutamente. Sempre Dani. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ok, Max. Vado io, così tu lanci e dai il messaggio finale. E quantomeno i tifosi della Lazio dormono più tranquilli che vanno a dormire con l'ultima immagine tua piuttosto che. È quella mia, quindi, e poi vuoi mettere il gusto di sigla a Ferraresi? È bellissimo. Vai Max. Allora, nel ricordarvi innanzitutto il nostro sito web www.lalazio siamo noi, e non c'entra niente, perché noi siamo la voce dei laziali. Questi dovete seguire, la voce dei laziali. www.lavocedelaziali.it o.com, come volete voi, lì arrivate, notizie sempre aggiornate, il sito è fresco, molto bello, leggibile, foto chiare, c'è una redazione che scrive tantissimo, sempre sul pezzo, sempre sulla notizia, a volte trovate anche i nuovi video che abbiamo delle nostre live, ci potete seguire su YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, stiamo ovunque, abbiamo invaso il mondo, la voce dei laziali ha invaso il mondo. Io volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi. Detto questo, ragazzi, voglio assolutamente prima i tre punti col Crotone e poi andiamo a giocarci la partita a Monaco di Baviera. Non è facile, ma la Lazio è la squadra matta, se sa mai. Detto questo, buonanotte a tutti. Ah, scusami un attimo, ricordo, sì. Venerdì la live della partita alle 21, post partita con Giampiero Magno, la voce della Naviga Lazio, con Riccardo Budoni, non ricordo gli altri. Lunedì, scusate, chiedo scusa, ma sono veramente cotto. Lunedì, un lunedì da laziali, Max Ferraresi e Max Morigi. Mercoledì ritorniamo noi. Ci siamo noi. Buonanotte a tutti. www.lavocedelaziali.it.com. A scelta vostra. Buonanotte a tutti. Camilla, un bacio grande e buonanotte a te e a tutti i fratelli e sorelle laziali. Buonanotte, Max. Bene ragazzi, siamo rimasti noi. Intanto voglio ringraziare Horizon Informatica e Friuli TV. Ringrazio tutti voi che siete stati con noi stasera. È sempre un piacere parlare tra amici laziali e fratelli laziali, soprattutto. E venerdì ci sarà il Crotone. Io spero vivamente di portare tre punti a casa, perché il Crotone è ultimo in classifica, però noi non dobbiamo mai sottovalutare questo tipo di partite, perché di solito con quelle piccole la Lazio ha sempre qualche problema, ma dobbiamo assolutamente riprenderci, perché sennò rimaniamo troppo indietro e non va bene assolutamente. Io rinnovo i miei ringraziamenti a tutti voi e ci vediamo il prossimo mercoledì sperando di parlare di cose belle. Sigla!
nella vita posso fare, vivere senza di te, si fermerebbe il cuore, dimmi se non è questo amore che non ha bisogno di parole, ti seguirò ovunque andrai, anche se mi farai soffrire. Lazio, dai un senso ai giorni miei e i miei momenti no, mi fai dimenticare. La Lazio è pura fede in me, è bianco-azzurra la mia religione, è la storia che si tramanderà di padre in figlio in ogni sua generazione. È la mia anima sulla bandiera. Quel brivido che scorre sulla schiena. Pensiero della sera, un sogno che non esce mai di scena. Sarai mai nei momenti più difficili, sarò sempre con te, sempre pronto a difenderti, dimmi se non è questo amore che ci unisce e non avrà mai fine, ti seguirò ovunque andrai. Perché sei passione, sei emozione, Lazio dai, Roma siamo noi, al fianco tuo lo sai, hai un popolo che ti ama. La Lazio è libertà, quella panchina dove è cominciato tutto. La Lazio è quella follia di quei ragazzi del 74. È la Lazio è nobiltà, stile di vita, fierezza ed eleganza. È la Lazio è immensità, anche in un cielo bianco azzurro di una stanza. L'ultimo mio pensiero della sera. Quell'aquila che vola in alto solitaria.